Buongiorno, benvenuti a un'altra puntata di Sveglia Trieste. Come sempre staremo insieme nella prima parte, diciamo così, fino alle 9, poi nella seconda parte dalle 9 alle 9:30 assieme ad Enrico Scaramucci si parlerà, credo, di attualità, essendo oggi appunto giovedì. Noi avremo ospite a partire dalle 7:30 circa il segretario provinciale di SEL, Sabrina Morena. Il numero di telefono per intervenire è 040 31 39 93. Avremo come al solito la finestra sul meteo e il collegamento, due collegamenti con la sala operativa della polizia locale. Questo per quanto riguarda la puntata di quest'oggi. Incominciamo subito leggendo le prime pagine del Piccolo e del Corriere della Sera e poi andremo anche ad approfondire alcuni argomenti trattati nelle pagine interne. Allora, sopra il titolo del Piccolo, neanche farlo apposta, se ne discuteva peraltro ieri, violenza sulle donne, ieri era la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, bene, ieri, accecato dalla gelosia, uccide la moglie a colpi di fucile, aggiungo io perché l'ho inteso questa mattina, davanti, insomma, in casa in quel momento c'era anche il figlio della coppia di 6 anni aveva questo bambino. Va bene. Allora, sotto il titolo Repubblica dopo 20 anni, cambio Mauro Calabresi. L'attuale direttore di Repubblica, che è il secondo direttore del giornale dopo il fondatore Eugenio Scalfari, il 14 di gennaio cederà la direzione del giornale a Mario Calabresi, attuale direttore della Stampa, che peraltro fu anche giornalista a Repubblica. È un evento abbastanza importante, poi vediamo casomai dopo come dire, di analizzare le ragioni, se il Piccolo ne dà conto della decisione di Mauro. Del resto, intorno al nome di Calabresi molto spesso circolavano ipotesi molto, molto importanti, l'ultima anche quella di una possibile direzione del Corriere della Sera. Buone notizie nel senso, crisi Burgo, dietro front, riapre la cartiera di Duino, questo è comunque appunto un dato positivo insomma, in questa questione. E poi, sempre, per quanto riguarda i sommari, sotto il titolo del Piccolo, Aveglia, nuovo acquapark, investimento da 70 milioni. C'è da dire anche che non so se in queste settimane, se in questi giorni si è riflettuto per quanto riguarda ciò che è successo a Parigi da un punto di vista turistico. Voglio dire, sarà curioso vedere la prossima estate come cambierà, se cambierà la geografia del turismo internazionale, perché insomma si può concludere già adesso che con tutta probabilità le mete delle grandi città, delle grandi capitali potrebbero subire dei contraccolpi a vantaggio appunto di realtà più vicine o di realtà che per certi aspetti possono sembrare meno coinvolte con quello che sta succedendo attorno al mondo. Staremo a vedere. Comunque, questo è un altro, come si chiama? Un altro esempio di come l'Istria sia turisticamente molto, come dire, molto viva, molto, molto veloce anche nel mettersi in gioco. Allora, 21 in gara da tutto il mondo per la partita del Porto Vecchio, sono già arrivate 21 manifestazioni di interesse per il ruolo di advisor nella partita di Porto Vecchio. Il termine per le offerte è il 17 di dicembre. Si cerca un complice, colpo in farmacia, il rapinatore seriale subito in manette, si chiama Alex Roussignan, 40 anni, rapinatore seriale, è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile e si cerca un complice. Notizia curiosa per quanto riguarda la parte bassa della prima pagina. Intanto, va bon, c'è lo sport, la Juventus vince 1-0 contro il Manchester City. Basterà un pari col Siviglia per qualificarsi prima del chiedo scusa, prima del
cominciamo bene, per qualificarsi prima del girone, comunque insomma il passaggio alla fase successiva per quanto riguarda la Juventus, che si sta comportando molto meglio in Europa che non nel campionato di Serie A, insomma la qualificazione è acquisita. Però vedete, Werther sul Verdi plana il tenore che vola. Allora, e domani alle 20:30 debutta il Werther di Massenet, produzione con la collaborazione del Teatro Lirico di Cagliari. Al suo quarto incontro con Werther, il tenore belga Michael Spadaccini, tra l'altro pilota d'aerei, che incarnerà il personaggio creato da Goethe, si alternerà nel ruolo Luca Lombardo. Quindi c'è questa curiosità di questo artista, pilota. Corte dei conti, multa da 26.000 euro al burocrate lento, figuriamoci se dovesse prendere piede una roba del genere quanti denari si incamerebbero. Report statistico, il Friuli Venezia Giulia si conferma la patria dei lettori e questo è un dato molto, molto importante, poi vedremo di approfondirlo. Per quanto riguarda il turismo c'è un collegamento. Nasce il gigante del turismo, fusione tra l'agenzia FVG e Promotour, una sola società da 350 dipendenti, dal 1° gennaio del 2016. Dell'ombrellone allo ski lift, la sintesi dell'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia si concretizza nell'agenzia unica regionale. C'è una nota di Sergio Bartoli, il costituzionalista, diritto, principi e la trappola dell'emergenza. Dunque, uno dei più eminenti costituzionalisti americani, Bruce Ackerman, ha in questi giorni criticato il comportamento del presidente francese François Hollande. Ackerman si è innanzitutto chiesto se la Francia è disposta a trarre le debite conseguenze dall'affermazione che una guerra è in atto con lo Stato islamico e a trattare di conseguenza i terroristi alla stregua di prigionieri di guerra. Questo è l'incipit della nota di Sergio Bartole. Turchi, curdi, russi, i fili del groviglio, dice Renzo Guolo, dando conto appunto di ciò in cui ci siamo in qualche modo impantanati. Il Papa in Kenya, la povertà alimenta il terrorismo. E infine il titolo di apertura della prima pagina del Piccolo. Balcani, l'appoggio di Stati Uniti e Unione Europea, lotta alla violenza jihadista, gestione dei migranti al vertice di Zagabria con i paesi ex jugoslavi, profughi Alfano a Trieste, soldati francesi e tedeschi insieme in Mali. E pare che questa di mandare dei tedeschi nel Mali sia l'unica concessione della Merkel in un vertice con Hollande che insomma, non sembra essersi concluso nel migliore dei modi per Hollande. Del resto, curiosamente, la Merkel è abbastanza, come si dice, abbottonata in questo periodo, dopo quello che è successo a Parigi. Allora, vediamo adesso di vedere alcuni servizi del telegiornale andato in onda ieri, quantomeno uno, prima di passare alla lettura della prima pagina del Corriere della Sera. Rimaniamo in tema di cronaca. C'è stato un pestaggio giorni fa in largo Barriera. Marco Stabile su questo ha ascoltato il segretario provinciale e candidato sindaco della Lega Nord, Pierpaolo Roberti. Vediamo. C'è preoccupazione nel rione di Barriera dopo l'ennesimo episodio di violenza. Le scene da fin di ieri all'Eurospar con il pestaggio dentro e fuori dal supermercato, sotto gli occhi dei clienti, sono solo le ultime di una serie di risse e danneggiamenti a cui si aggiungono casi di furti e rapine che hanno riguardato quasi un negozio su due in zona. Gli esercenti si riuniranno a breve in assemblea per far uscire il dissenso con una voce univoca e chiedere, dicono i ben informati, che la polizia passi dalle parole ai fatti, visti gli accenni all'assenza
assenza di allarmi da parte del questore, che sembrano essere stati mal digeriti da chi passa la giornata dietro un bancone in barriera. A sconcertare poi, rileva il candidato sindaco della Lega Roberti, il fatto che uno dei protagonisti sia lo stesso straniero dello Sri Lanka denunciato giovedì per l'aggressione a Opicina. I cittadini hanno tutto il diritto di essere preoccupati. Ora noi non sappiamo ancora quali esattamente siano le dinamiche dell'accaduto, però c'è un dato rilevante che è stato chiaro fin da subito, che uno dei protagonisti era un cittadino dello Sri Lanka con pluripregiudicato, conosciuto alle forze dell'ordine e con un decreto di espulsione in tasca. Allora a questo punto viene da chiedersi cosa ci faceva questa persona in centro città, protagonista di una rissa. Da qui la sottolineatura anche sul caso del rapinatore appena arrestato, uscito solo pochi mesi fa dal carcere. Complimenti alle forze dell'ordine che sono riuscite a catturare questo criminale e a impedire un altro tentativo di rapina in una farmacia cittadina. Detto questo, purtroppo le forze dell'ordine e la giustizia non lavorano sullo stesso passo e non lavorano evidentemente sullo stesso campo. Se è vero come è vero che questa persona era appena uscita di galera per aver scontato analoghe condanne e appena uscito di galera ha pensato di ripetere esattamente gli stessi fatti criminosi. Già che ci siamo, allora colleghiamoci a quanto detto da Roberti. E sempre ieri abbiamo messo in onda un servizio sull'arresto appunto del rapitore di cui parlava Roberti. Vediamo il servizio subito, dai. Preso il pericoloso rapinatore seriale che stava seminando il panico in città, Alex Rusignan, 40 anni, con un lungo elenco di precedenti per colpi analoghi a quelli emessi a segno nelle ultime settimane alle tabaccherie di via Orlandini e via San Cilino. Gli uomini della squadra mobile lo stavano pedinando da alcuni giorni, quando ieri, poco dopo le 17, Rusignan è tornato nuovamente in azione nella farmacia I Gemelli in via Vardabasso, nel rione di Ponziana. Cappuccio in testa, sciarpa al collo, guanti neri e visto coltello a serramanico in pugno. Una volta svuotata la cassa dei 685 euro, però, ha trovato i poliziotti ad attenderlo all'uscita. L'abbiamo, secondo tecniche vecchia maniera, monitorato per diverso tempo, seguito. Quando abbiamo ritenuto prima che avesse fatto un sopralluogo alla farmacia ai Gemelli e successivamente nel momento in cui ha perpetrato la rapina, siamo intervenuti ed abbiamo proceduto al suo arresto. Rapinatore quanto mai pericoloso, non solo per l'uso del coltello, ma perché agiva sotto effetto di droga. Nel suo appartamento, infatti, sono stati rinvenuti 13 grammi di eroina. La sua dipendenza, perciò, rendeva quanto mai probabile la reiterazione del reato. A sconcertare, peraltro, è il fatto che l'uomo fosse uscito da poco dal carcere, dove era recluso per fatti analoghi. Ora, l'azione della mobile è tutta orientata alla ricerca del complice di Rusignan, sicuramente in coppia con lui nei colpi in tabaccheria. Sulle indagini, però, le bocche rimangono cucite. Diciamo che l'attività investigativa prosegue. Allora, passiamo alla lettura della prima pagina del Corriere della Sera. Tra l'altro mi è venuto in mente adesso una riflessione sul cambio di direttore della Repubblica. Sarà curioso vedere la coabitazione, diciamo così, fra Mario Calabresi e un collaboratore abbastanza fisso di Repubblica, che è Adriano Sofri, che sapete, insomma, per certi aspetti viene indicato come il mandante dell'omicidio del commissario Calabresi, che è appunto il padre del nuovo direttore di Repubblica. Sofri scrive su Repubblica, sarà curioso vedere appunto come proseguirà il rapporto. Allora, prima pagina del Corriere della Sera. Vediamo il titolo, appunto, il titolo d'apertura: Merkel decide, soldati tedeschi inviati in Mali, oggi Renzi da Hollande per l'aiuto dell'Italia, perfetto. La foto è la foto della prima pagina è dedicata al viaggio del Papa in Africa, la povertà alimenta l'ISIS, però c'è anche una battuta per certi aspetti fenomenale: temo le zanzare più delle persone. Ora i complottisti potrebbero dire potrebbero analizzare questa frase e vedere se le persone che al Papa fanno meno paura delle zanzare sono i terroristi oppure sono
se stanno anche all'interno del Vaticano. Del resto ieri sul Fatto Quotidiano si dava conto di una conversazione con il Vescovo di Ferrara, se non mi sbaglio, tra il Vescovo di Ferrara e un'altra persona, ed è una conversazione che ove fosse confermata sarebbe abbastanza preoccupante sotto certi aspetti. Comunque proseguiamo. Continuiamo a parlare insomma comunque della situazione internazionale. Non sperate negli Stati Uniti, emergenza siriana, questa volta dice il Nobel per l'economia Stiglitz, l'Europa dovrà fare da sé senza gli Stati Uniti. Pierluigi Battista, il nostro stile di vita è una conquista buona e si spera duratura, esattamente ciò che odiano quelli che si fanno esplodere, è arrivato con 10 giorni di ritardo. Nella parte bassa della prima pagina del Corriere della Sera la ingrandiamo, così appunto anche voi avete più agio di leggerla. Abbiate un attimo di pazienza, come sapete io per queste cose sono, vorrei dire adesso come un turco alla predica non mi farebbe molto popolare, ma comunque insomma, allora ingrandiamola ancora di più. Per il giubileo Roma vieta i centurioni, tronca il prefetto nominato da Renzi dopo la cacciata di Marino, inopportuni aggressivi con i turisti, stop anche a risciò e guide abusive. Saranno anche inopportuni aggressivi, però bisogna dire che in alcuni casi, come per esempio quando un monumento viene interdetto per scioperi improvvisi, eccetera, sono questi che cercano di tenere un po' calme le persone, per cui insomma comunque agiscono frequentemente con modalità inopportune, insistenti e talvolta aggressive, dice l'ordinanza vietata per il giubileo. Qualsiasi attività che prevede la disponibilità ad essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico contro fenomeni dannosi e potenzialmente pericolosi. Stop anche a risciò e guide abusive. Ma boh. Il ladro ucciso era un ergastolano, questo per quanto riguarda la rapina a Rodano. Il rapinatore ucciso martedì sera in una villetta era un ergastolano albanese di 37 anni che era riuscito ad evadere dal carcere per ben 2 volte, una specie di Dillinger. Spariti 50 milioni, truffa sui soldi dei francescani. Le procure di Milano e Lugano stanno indagando su una truffa da 49 milioni e mezzo di euro ai danni dell'ordine dei frati minori francescani, indagati un broker, 3 religiosi, ex economi. Allora, nella prima pagina del Corriere della Sera c'è anche una nota, eccolo qua, se ne parlava già ieri. Bonus da 500 euro per la cultura serve davvero ai diciottenni? Maurizio Ferrera, Maurizio Ferrera, insomma analizza questa decisione del governo. Voi sapete che il primo ministro ieri in un discorso particolare, l'altro ieri forse, ma indifferente, in un discorso particolarmente ispirato, uno dei suoi, aveva annunciato uno stanziamento piuttosto imponente nel mondo per quanto riguarda la cultura per contrastare il terrorismo. Non suoni strana la cosa, alla base c'è un dato molto, molto preciso, cioè a dire non solo guai a lasciarsi sopraffare dai terroristi, ma anzi investiamo di più nelle cose che i terroristi odiano, e le cose che i terroristi odiano, guarda caso, hanno comunque a che fare con la cultura occidentale. Odiano la musica, odiano, è palese, quando si pratica cultura. Tra le idee c'è quella di consegnare, non si sa bene come, un bonus da 500 euro a ogni diciottenne. Bene, Maurizio Ferrera sostiene che la cosa, che per certi aspetti è lodevole, non tiene conto di determinate diversità che comunque esistono nel nostro paese. È facile che un giovane che abbia 500 euro e voglia investirli in cultura nell'Italia del Nord, adesso diciamolo, ha più possibilità. Nell'Italia del Sud ha molte meno possibilità e molto meno, dice Ferrera, citando dati, dice Ferrera appunto, è molto meno
anche abituato alla presenza di libri all'interno di casa sua. Quindi ci si potrebbe anche chiedere poi dove e come andranno a finire questi 500 euro. Allora, già che ci siamo, vediamo quello che scrive il Piccolo su questo primato del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la lettura. Vediamo se eccolo qua, dagli spettacoli dai concerti agli spettacoli riparte la spesa per lo svago. Il report statistico della regione fotografa la ripresa della voglia di divertimento, cresce la soddisfazione economica delle famiglie, imbattuto il primato dei lettori. Quindi il titolo a cui faceva riferimento la prima pagina del Piccolo, come sempre, era un titolo che riguardava un discorso molto, molto più ampio. Vediamo adesso se riesco a trovare proprio il aumentano anche gli spettatori del cinema, insomma tutti, effettivamente, tutti quei luoghi, tutte quelle attività che fanno la differenza. Il rapporto Regione in Cifre mette l'accento sulla diffusione di internet, confermata l'attenzione verso il mondo del volontariato. Le cattive abitudini però sono dure a morire: il 19,5% dei cittadini fuma, il 10,2% è seriamente obeso, particolarmente diffuso anche il consumo di alcol. Quindi insomma ci sono dei pro e dei contro. Comunque, in ogni caso, per quanto riguarda la percentuale dei lettori, è un dato che non può fare che piacere, quantomeno ad alcuni. A me fa piacere. Allora, urbanistica, la grande partita, siamo adesso alla prima pagina della parte, diciamo così, delle pagine interne dedicate a Trieste. Riuso di Porto Vecchio, già arrivate 21 offerte, manifestazioni di interesse presentate da advisor di ogni parte del mondo. Il 17 dicembre scade il bando di gara, apertura delle buste il giorno dopo. Proseguiamo nello scorrere, appunto. Il capo dell'anticorruzione Cantone oggi al Savoia, prima un sopralluogo appunto al porto, online ogni atto della riconversione, la burocrazia deve essere una casa di vetro. Questo dice Cantone, che, ripeto, questa sera sarà alle 18:30 all'hotel Savoia. Credo sia un'iniziativa del senatore Russo. Le Ferrovie dello Stato annunciano il restyling di Campo Marzio, insomma, sarebbe da dire siamo quasi in zona, quantomeno previsti interventi di ristrutturazioni al museo ferroviario e alla stazione. Serracchiani soddisfatta, era ora, per dire la verità, perché per il momento tutto quello che riguardava quantomeno il museo ferroviario di Campo Marzio era in mano ai volontariati. Le Ferrovie dello Stato non hanno messo, insomma, hanno investito poco, e si sono anche, apro e chiudo questa simpatica parentesi, si sono anche lasciate scappare la possibilità di ricevere, chi è? Sento aprirsi la porta. Di ricevere qualche soldino prestando una locomotiva a una produzione inglese per un remake del film Assassino sull'Orient Express. Quindi, vabbè, peggio per loro. Allora, adesso credo, sì, siamo in collegamento con la sala operativa della polizia locale. C'è per noi il tenente Fulvio De Grassi. Buongiorno, tenente. Sì, buongiorno a lei, tutti i spettatori. A questo punto siamo curiosi di sapere chi è a porta, però. Ah, mi hanno soltanto portato un appunto che mi diceva che ero in collegamento con lei, cosa che peraltro già sapevo, perché ecco, sì, mi ero mosso prima. Capiamo un po', dai. Ma sì, dai, del resto, guai, come si dice da noi, guai se no. Allora, solita domanda, tenente, come si sta svegliando la città? C'è qualche cosa da tenere a mente per questa giornata per quanto riguarda appunto traffico o altro? Ma diciamo, al momento non abbiamo in nota niente di particolare. La situazione al momento, almeno da quanto posso osservare delle telecamere
che inquadrano il centro, il traffico è scarso, ovviamente vista l'ora si intensificherà chiaramente con l'avvicinarsi dell'inizio delle attività lavorative scolastiche. C'è un po' di borino, speriamo non si agi troppo, questo comporta sempre delle problematiche di eventuali cadute, anzi le previsioni sono per un aumento nella giornata di domani. Al momento, ripeto, la situazione è abbastanza tranquilla, il traffico è scarso, la giornata sembra serena. Non abbiamo particolari interventi in atto come polizia locale, anche le pattuglie notturne saranno impegnate questa notte, appunto non hanno avuto interventi particolari ma solamente di routine. Diciamo, dovrebbe arrivare come unica notizia così che potrebbe un attimino rallentare il transito sulle rive, non sappiamo però bene a che ora l'albero di Natale è destinato alla Piazza Unità, se so qualcosa in più magari nel prossimo collegamento, comunque in mattinata è previsto questo. Perfetto. Perciò vi rimando a dopo. Tenente, ci sentiamo più tardi, tra un'oretta circa. Va bene, a presto. Grazie al tenente De Grassi. Allora, la pagina del Piccolo che abbiamo in computer ci dà, come dire, lo spunto per mandare in onda un servizio già andato in onda ieri. Rimborsi post nubifragio, pressing di Forza Italia e PDL. Se ne è occupato anche il nostro Marco Stabile ieri. Vediamo. In molti ricorderanno queste immagini risalenti al 15 ottobre dell'anno scorso, un documento che porta alla memoria i gravissimi danni subiti da una ventina di commercianti del centro di Trieste, soprattutto nella zona dell'ex ghetto e di Cavana, senza dimenticare le fioraie del cimitero finite letteralmente nel fango a causa dell'improvvisa alluvione. A 13 mesi di distanza, le 20 domande di ristoro dei danni pervenute alla regione sono rimaste inevase per il mancato rifinanziamento del fondo dedicato a questo tipo di emergenze. A lanciare l'allarme è stato il gruppo consigliare di Forza Italia. Ad oltre un anno di distanza, nonostante il danno fosse tutto sommato anche abbastanza limitato per le casse di un ente pubblico, parliamo di 285.000 euro di rimborsi, a un anno di distanza nessuna di queste persone ha percepito il rimborso. Sono state rimborsate solamente le perizie, ma quello che avrebbero avuto diritto ad avere non è mai stato rimborsato. E per quale assurdo motivo? Semplicemente perché la Regione, tra dicembre 2014 o nella variazione di bilancio del 2015, ha deciso di non stanziare i fondi. Esiste il capitolo, ma tale capitolo è vuoto. Da qui la proposta di delibera alla Giunta Comunale perché provveda con fondi dell'amministrazione locale a sanare la vicenda. Siamo stati lasciati soli dalla Regione, almeno il Comune non lasci soli questi operai, questi operatori, questi esercenti. Ecco, distanziare questa somma il Comune di Trieste per dare una mano alle persone che non per colpa loro hanno perso tutto. Altra pagina del Piccolo, rivoluzione appalti dalle mense alle pulizie, storico protocollo d'intesa tra comune e sindacati, più tutele per i lavoratori, più garanzie sulla qualità dei servizi. Ogni impresa subentrante dovrà impegnarsi a mantenere diritti e condizioni retributive degli addetti, il municipio quantificherà il tempo minimo necessario per l'esecuzione corretta delle prestazioni. Vediamo di abbandonare giusto un attimo il Piccolo e di addentrarci nelle pagine interne del Corriere della Sera. Io andrei, se adesso riesco a trovarla con una certa facilità, andrei sulla pagina degli spettacoli. Abbiate pazienza, ogni tanto giova anche occuparsi di questo, perché nella pagina degli spettacoli del Corriere della Sera c'è una intervista a Mark Hamill. Mark Hamill sapete che è il protagonista del primo vero Guerre Stellari. Adesso non stiamo a diventare pazzi per quanto riguarda la cronologia dei vari episodi, ma insomma è il protagonista, è lui, Luke Skywalker. C'è un'intervista perché Mark Hamill ritorna, eccolo qua, è un po' invecchiato per dire la verità, del resto anche lui ha 64 anni, vediamo se riusciamo ad ingrandire un po' la fotografia, eccolo. Sembra effettivamente Alec Guinness proprio nel primo film.
ritorna anche lui in questo nuovo episodio, il risveglio della forza, e c'è una bella intervista che ripercorre anche il successo del primo film, che uscì in questo periodo più o meno nel 1977. Allora, possiamo chiudere questa prima parte di Sveglia Trieste. Nella seconda parte viene a trovarci il segretario regionale e il segretario provinciale di SEL, Sabrina Morena, con la quale staremo insieme per un bel po' di tempo. Allora, chiedo scusa, ma oggi abbiamo un problema con i nostri sgabelli, o più che altro forse non è tanto un problema di sgabello, almeno per quanto mi riguarda, ma un altro tipo di problema. Comunque, è arrivata Sabrina Morena, segretario provinciale di SEL. Allora, come succede, io lo dico sempre, questa è un po' una zona franca, nel senso che se io do del tu agli ospiti, diciamo così, privatamente, tendo a dare del tu anche in quantomeno in questa circostanza. Del resto, noi siamo entrambi dantini, per cui insomma darci del lei sembrerebbe un pochettino così. Magari poi qualcuno che ci conosce dice: questi due hanno fatto baruffa, non si, quindi sono molti. Invece, quindi darò del tu a Sabrina, segretario appunto provinciale di SEL. C'è già una coordinatrice? Ma sì, dai, al femminile più che altro. Segretaria non si può usare, perde valore, quindi coordinatrice è più facile. Capo di SEL provinciale. Sì. Sentiamo, allora, c'è già una telefonata, 040 31 39 93 è il numero di telefono. Incominciamo con questa persona che è in attesa. Buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Senta, io ho chiamato più di una volta, il problema è sempre lo stesso, non cambia una virgola né da un punto. Il mio sindacato, che sarebbe il sindacato dei comandanti e direttori di macchina al comando, che risale ancora forse più vecchio dei sindacati che esiste in Italia, dei marittimi, ha sempre interpellato tutti i deputati di qualsiasi partito, di Ponente, di Levante, da Nord, da Sud, da Nord-Est, tutti in distinzione, senza fare discriminazione. Abbiamo domandato che anche noi, ruolo naviganti, abbiamo diritto al beneficio dell'amianto. Noi assistiamo particolarmente nella nostra regione a condanna, a gente che deve pagare un mucchio di soldi per i morti che si sono avuto per l'amianto, e noi non riusciamo a ottenere una minima garanzia che ci accompagna la pensione per beneficio dell'amianto. Torno a fare presente una cosa: voi state parlando con una persona che ha 84 anni e che nel 1953, quando si girava nella sua cuccetta sulla motonave Asia del Lloyd di Triestino, il suo naso appoggiava nella parete dell'amianto. Ho capito. Ma io non parlo per me direttamente, che ho oltre 40 anni di lavoro, parlo per coloro che non raggiungono i 40 anni, e questo è vergognoso. Abbiamo parlato con tutti. Vi posso solo dire che la prima interrogazione al governo è stata fatta dal concittadino Rosato nell'aprile del 2009, e l'ultima è stata fatta dal senatore Battista nel 2014. Okay, torno a ripetere, tutti sono stati interpellati. Allora noi decideriamo che il direttore della testata, o chi per esso, o qualsiasi politico che ci invita a parlare anche a noi, che esponiamo il nostro problema, perché non è un problema da niente. La Ficcantiere costruisce le navi e noi le portiamo avanti con le nostre responsabilità. Ok. Grazie.
Resti un attimo in linea, c'è una domanda che volevi fare al... Sì, cioè volevo, perché come mai non è riconosciuto, cioè come funziona l'iter? Perché so che per molte categorie è stato riconosciuto, ma per quali ragioni a voi non ve lo riconoscono? Ma le ragioni sono tante, una delle quali dicono che il curriculum e l'attestato della società che aveva l'amianto questa nave non ci sono, perché tante società sono sparite nel nulla, ma non ha nessuna importanza, perché è una questione di valore privati, che vale con noi, come vale per gli altri lavoratori che hanno il libretto di lavoro, l'abbiamo anche noi, tutti i nostri imbarchi sono documentati da un'autorità militare, non civile, militare delle capitanerie del porto. Ognuno di noi, quando va in pensione, consegna all'INPS l'estratto matricolare che c'è la sua vita, da quando ha cominciato a fare, che so io, la fase specie, il mio esempio, da mozzo sino a comandante, quando il giorno che sono andato in pensione a 62 anni, si trova vita, morte, miracoli. Perfetto, di adesso... tutti i miei imbarchi. Okay, quindi se io ho le navi, che mi importa della società che mi giustifica, perché c'è un ufficio registro navale italiano. Perfetto, perfetto, è chiaro. Ok, sentiamo la risposta di Sabrina Morelli. No, beh, io me ne interesserò, anche perché mi sono più, non tanto politicamente, ma anche professionalmente, ho fatto uno spettacolo sul tema dell'amianto con le ARA, Asbest Association, Risk Association, e quindi... mi interessa molto questo tema e so che c'è un problema comunque, sia per quanto riguarda i marittimi, sia per quanto riguarda anche tutto chi ha lavorato in ambito militare. Sì, ne abbiamo parlato peraltro ieri, con la CIS ieri sera. Perché secondo me comunque non è giusto, il problema è che probabilmente è nascosto dal fatto che ci sono i privati dietro, e quindi su grandi strutture come i Fincantieri, si può controllare. È vero che si è mosso il comune, però è vero che a Trieste, tra chi ha lavorato in porto, tra chi ha lavorato sulle navi, eccetera, tutti i marittimi, c'è stato un problema gravissimo, insomma. Sì. Quindi ci sono tantissimi esposti che forse sono anche meno evidenti, proprio perché magari in una città grande, no? Monfalcone, è successo che morivano le persone, e sono state soprattutto le donne che hanno iniziato a denunciare, a protestare, eccetera, le mogli, no, di questi operai. Le vedove. E quindi sicuramente, insomma, bisogna darsi a fare, comunque me ne interesserò proprio personalmente. Già che ci siamo, allora, abbiamo proprio... parlando di donne, no? Ieri c'è stata ieri c'era la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La riprendiamo poi, perché c'è una telefonata, facciamo così. Pronto? Buongiorno. Prego. Sentite, io avrei da chiedere una cosa, un dubbio che purtroppo sono handicappata, ho problemi motori, non altro, grazie a Dio. Ho fatto il rinnovo della patente. Mi è stato detto di fare attenzione, perché adesso la patente la portano a casa dal postino, così, no? Sì. Mi è stato detto che devo stare molto attenta, perché il postino, al posto di venire su e prendersi i soldi come che dovrebbe, metti i biglietti in cassetta, che bisogna andare in posta centrale a prendere questa patente. Siccome a me è successo questo fatto, ma già anni fa, per pacchi e robe, adesso dico la verità, io sono in difficoltà per andare a ritirarla o che. Certo. E non vorrei che mi succeda. E questo mi è successo ieri, che sono andata appunto per il rinnovo e mi hanno fatto presente di fare attenzione, perché il postino ha l'abitudine di mettere il biglietto senza neanche... Sì, e io poi sono sempre in casa, non è che mi posso muovere. Certo. Allora, vi ringrazio, se potete fare grazie qualcosa. Grazie per la segnalazione, perché questo
è una segnalazione di un dato che è abbastanza, non sempre, non sì. tutti i postini, eccetera, però molto spesso questo succede. No, forse così, consiglio pratico, ma converrebbe intanto avvertire il postino, cioè se ha occasione o qualcuno per lei che dica al postino stia attento, che viene questa cosa, io sono sempre a casa, e forse anche avvertire la posta, cioè nel senso che quando si mettono le persone un po' in guardia, perché la posta deve fornire questo servizio, non è che non può. Io mi ricordo che a me è successo una volta e io ho detto in posta, guardate che io ero a casa, com'è possibile? Sì, capita, insomma, un po', forse però prevenire, magari in questo caso, proprio facendo presente il tema anche della disabilità, cioè un po' di sensibilità. Certo che ci vorrebbe sempre, insomma, no? Cioè questo è un tema che insomma da portare avanti o sicuramente da sottoporre alle poste anche perché poi forse si potrebbe, ma questo basterebbe anche forse un avviso sul sulla cassetta dire che della uno posta, è a casa, cioè, insomma, queste sono un po' presente. Non sono come dire, sono soluzioni pratiche poco politiche, però. E sicuramente però è vero che bisogna invece richiedere seriamente che venga fatto questo servizio, anche perché Trieste è comunque una città di anziani o comunque di disabili, ed è vero che non è che uno va in posta così facilmente. Insomma, due sono le strade, o avverte la posta in qualche modo, però anche là bisognerebbe capire con chi. Però forse si può avvertire, perché no, insomma, sono lì per fare dei servizi ai cittadini. Dovrebbe esserci un come si chiama? Un ufficio relazioni con il pubblico, basta telefonare. O la posta che fa riferimento, non so. Insomma. Comunque è un problema non da poco, per dire la verità, perché poi appunto succede. Allora, in campo contro la violenza sulle donne, ieri era appunto la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ne abbiamo parlato anche con l'ospite che era con noi ieri, l'assessore provinciale Adele Pino. L'università presenta le azioni di contrasto, il comune lancia una pagina Facebook, cittadini in piazza, mi pare che c'è stato anche una sorta di manifesto molto grande, eccetera. Serracchiani, c'è tanta strada da fare. È così. È palese che sia così. Purtroppo sì, anche perché ieri il giorno stesso è morta proprio non mi ricordo in un paese in Italia, ma la cosa tra l'altro gravissima, oltre che le donne, sono i bambini, perché in questo caso ha assistito un bambino di 6 anni assistito all'omicidio della madre, ma vi rendete conto? Cioè io secondo me questa è, cioè noi veramente dobbiamo fare un salto culturale, perché è proprio culturale, cioè nel senso lo devono fare gli uomini, poi insomma, perché cioè anche ma gli uomini e la società, cioè nel senso che anche questa questione delle relazioni, no? Non può essere che uno finisce una relazione e succede di tutto. Ah, delle relazioni. Si deve riconoscere che esiste la libertà, che le relazioni possono finire, che sono dolorose, cioè c'è un po', manca anche un'educazione sentimentale, cioè Selle aveva proposto attraverso anche la Celeste Costantino, che è una nostra parlamentare, proprio di inserire questa idea dell'educazione sentimentale nelle scuole, proprio per capire capire che le relazioni insomma hanno varie sfaccettature, cioè possono iniziare, finire, e che comunque anche quando sei davanti magari a un evento doloroso lo puoi affrontare senza dover ricorrere alla violenza o senza saper controllare, anche perché se si è tra persone intelligenti dovrebbe essere anche automatico, però ma evidentemente non è così. Perché purtroppo succede, cioè che venga uccisa una donna succede un giorno sì, un giorno no, più o meno. Purtroppo una donna su tre in Italia subisce violenza, cioè è una cosa, sono dei numeri assurdi. Non è piacevole dare queste notizie. No. Allora, c'è un'altra telefonata, sentiamo. Buongiorno. Sono io? Sì. Allora, volevo dire per il fatto della patente che è successo anche a me. Mi è arrivato l'avviso a casa, io ero a casa, non mi sono mossa quel giorno, ero a casa. Ho trovato l'avviso in posta. E il giorno dopo, mi diceva che arrivava il giorno dopo, sono rimasta a casa tutto il giorno
Io ho una porta a vetri nell'entrata, ho visto un movimento fuori, sono andata a vedere cos'era, ho visto un motorino che andava via e nella posta ho trovato l'avviso di andare a prendere la patente alla posta. Sì. Perciò questo lo fanno abitudinalmente. Sì, ripeto, è un problema. Io a me riguarda meno perché le cose che dovrei andare a prendermi in posta sono pacchi di film, eccetera, per cui francamente posso anche andarmeli a ritirare in posta senza problemi. Però per le persone anziane, mi hanno lasciato due volte l'avviso senza suonare la porta. Sì. Beh, lo faremo presente, insomma, troviamo delle azioni da fare. Lei ha provato, signora, a mettersi in contatto con la posta in qualche modo? Mi hanno detto che no, che devo venire a ritirare. Ah. Sì. E questo è. Va bene. Grazie, signora. Buona giornata. Comunque, visto che è diffuso, faremo insomma delle interrogazioni. No, soprattutto perché poi possono darsi anche dei casi in cui le persone magari non controllano nemmeno, anche chi non ha difficoltà ad andare a prendere la posta per tutta una serie di cose, magari non la controlla per 2-3 giorni e poi magari si ritrova appunto delle giacenze abbastanza importanti, insomma questo è... Però insomma questo è un po', cioè il fatto che comunque uno non fa lo sforzo di aspettare lì, cioè insomma... Sì, appunto. Cioè, questo è proprio un'omissione di un servizio al cittadino, effettivamente, insomma, effettivamente. Allora, ecco qua. Allora, intanto noi facciamo ogni tanto vedere le pagine interne del piccolo, eccetera. Sabrina, parliamo un po' di... siamo già in campagna elettorale, secondo te? Oppure i motori si stanno ancora scaldando? Dipende, no? Roberti è da 3 anni in campagna elettorale, quindi non so come dire. Penso che sia in campagna più o meno, chiaramente meno, cioè chi prima, chi dopo, però insomma la campagna, a parte il centrodestra che deve ancora decidere il candidato, ma insomma mi sembra abbastanza avviato, cioè non proprio nel pieno, ecco, però la campagna c'è, insomma. Noi ci stiamo organizzando, insomma, quindi... Ecco. Secondo te è più... vabbè, grazie che arriva una telefonata che mi salva stavo per usare un termine che non è propriamente civile, ma insomma, sentiamo il telespettatore o la telespettatrice, probabilmente anche lo dirò, chi è in linea, buongiorno. Buongiorno, sono la signora Nevia, volevo fare un'interpellanza, praticamente volevo dei chiarimenti sul fatto dell'abbonamento del bus, se bisogna o meno presentare questo, andare alla CT e farsi fare questo certificato. Siccome siamo alla scadenza e ognuno dice la sua, e so che ci sono file, persone che sono già andate con la foto e tutto, è normale questo? O è sufficiente esibire il documento d'identità? Potete chiarire con la CT questo problema che già da un po' di tempo che la gente non sa più che fare? Allora, prima di farti rispondere, invece c'è una cosa da dire. Noi stiamo cercando da, secondo me un po' troppo tempo, ma questo è un altro discorso, di avere ospite da noi qualcuno di Trieste Trasporti, perché i problemi collegati le questioni, c'è una sottile differenza, collegate a Trieste Trasporti sono parecchie e quindi noi vorremmo che qualcuno venga a rispondere anche ai quesiti dei telespettatori. Ci stiamo provando, è qualche cosa di un pochettino difficile, non riesco a capire francamente dove che cosa osta, per dire la verità, ma insomma noi ogni tanto ci proviamo. Questo è un problema che si ripete da parecchio tempo, insomma. Sì, se non sbaglio, per ricapitolare, è la questione se la tessera vale come identificazione o no. Oppure giusto? Se bisogna presentare quest'altro documento che accompagna quando uno è in autobus. Sì. Perché ne avevamo affrontato il tema in provincia, no? E già
l'anno scorso o due anni fa. Perché Poi provincia ha competenze anche. Sì, sì, la provincia ha il compito del coordinamento generale, per cui insomma... E quindi bisogna, perché teoricamente, almeno scusate se ben ricordo, perché magari ci sono in altre realtà della regione, mi sembra che la tessera valga come tipo documento identificativo. Sì. Mentre a Trieste, che noi siamo un po' specializzati sempre nel complicarci la vita, forse un po' troppo asburgici a volte, oppure non si sa bene, così sembra di no. O almeno per la Trieste Trasporti anche no. E, so che questo era stato, c'è stato anche penso una fitta corrispondenza anche tra il nostro assessore Trieste Trasporti su questo tema. E pensavo fosse risolto, devo dire. Sì, anch'io per dire la verità non l'avevo sentito. E quindi mi faccio carico, proprio essendo da consigliera provinciale, di parlarne con l'assessore e di vedere com'è la questione. Anche, sì. Devo dire, forse siamo anche in evoluzione, perché adesso ci sarà la gara regionale, sì, per forse, cui ci sarà comunque tutto un po' un cambiamento. Forse anche per questo che non riusciamo ad avere ospiti qua, perché è un momento, mi rendo anche conto di c'è una specie di limbo. Comunque per dire è vero che bisogna chiarirla questa cosa, perché sennò le persone rischiano anche magari di prendersi una multa perché hanno adesso, il documento di adesso identità. È il periodo di rinnovo della tessera annuale, sì, no? Per sì, cui, sì. Appunto per il rinnovo, perché penso che la domanda centrasse anche con la questione del rinnovo. Se vale riportare la vecchia tessera o dove portare il documento di identità. Ok, questo ora comunque me ne informo, lo seguiremo anche noi al limite. Allora c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Prego. Lei è la sua ospite. Per quanto riguarda il tesserino del Trieste Trasporti, sì. Allora è un tesserino valido per 5 anni. A tutto dicembre il tesserino lo fanno gratuitamente, basta portare una foto, carta d'identità e codice fiscale. Questo tesserino è valido, lo dico perché ho fatto io l'altro giorno. Ok, perfetto, grazie così. Questo tesserino è valido per 5 anni ed è valido per tutta la regione, nel caso in cui uno dovesse, che so, trasferirsi a Udine e fare un abbonamento, è valido per tutti gli abbonamenti. Tutti gli abbonamenti trimestrali, settimanali, eccetera, perché la tessera annuale non la fanno più con la foto. Quindi loro e poi ti rilasciano anche una bustina praticamente in cui c'è la tessera e anche il tesserino. Le code sono relative, insomma, io sono andata l'altro giorno, c'erano 3 o 4 persone davanti a me, ecco. No? Ho capito. Niente da. Quindi tutto dal 1 gennaio sarà a pagamento 5 euro. Tutto dicembre, anche se uno non deve rinnovare la tessera per dire proprio adesso, può andare con carta d'identità, codice fiscale e una foto e gli rilasciano il tesserino. Ok. Perfetto. Se ci sono dei problemi si può andare anche per qualcun altro, ecco, non è indispensabile che vada proprio la persona, può andare anche un familiare. Magari se si fa scrivere una delega è meglio, perché poi salta sempre fuori. Ma a me hanno detto di no, che non serve la delega, basta anche fotocopie dei documenti. E allora è ridicolissimo, chiedo scusa sta cosa, perché... Ma più tanto non capisco... Ma sì, in effetti è vero. È un po' ridicolo, però a me hanno detto così. Vabbè. Grazie signora per la precisazione, grazie. Così abbiamo indirettamente risposto. Ma comunque rivederlo anche, perché francamente... No, c'era questa questione, mi ricordo anche che c'era questo aumento, se si faceva a gennaio, quindi insomma, questo lasciava un po'... A me francamente sembra assurdo, perché se c'è un documento che dovrebbe essere valido per qualsiasi cosa, è la carta d'identità. Però, insomma, ripeto, noi cerchiamo di avere... No, questa so che era una soluzione più pratica, forse per avere una banca dati,
Vabbè, insomma, queste sì, sono quelle cose che a me danno. Però, ripeto, questo potrebbe essere un ulteriore appello che facciamo in diretta perché venga qualcuno di Trieste Trasporti a dare delle indicazioni. No, anche perché devo dire, insomma, come trasporto pubblico locale, a parte tante piccole cose, magari funziona questioni... Funziona bene, per cui non ci sono... Però funziona bene, non insomma, ci sono problemi, perché, eccetera. Anzi, e devo dire anche come provincia, insomma, e come amministrazione passata, insomma, siamo anche fieri di questa cosa, certo, perché l'abbiamo sempre seguita molto, cercato sempre di incentivare il più possibile il trasporto, cioè proprio che si possa essere capillari, certo, dove si può, qualche volta non sempre perfetto, però cercare comunque di raggiungere tutti i posti, di dare un servizio veramente serio. E devo dire io stessa che io non ho l'abbonamento perché vado molto a piedi, però prendo anche l'autobus come sono venuta qui oggi. Sinceramente, insomma, funziona, non c'è niente, insomma, c'è un passaggio, è veramente, insomma, io ricordo, è un bel passaggio rispetto agli anni in cui andavamo a scuola. Ma io ricordo che adesso che noi siamo qui in via Besenghi, si riesce ad essere quassù in 5 minuti dal centro, anche quando eravamo in, come si chiama, in fiera, prendevi la 22 e arrivavi in 10 minuti, insomma, non ci mettevi assolutamente niente, per cui il servizio funziona. A maggior ragione, vengono a trovarci, facciamo una cosa, c'è una telefonata, siccome siamo in pubblicità, deroghiamo giusto un attimo, sentiamo il telespettatore al quale però rispondiamo dopo la pubblicità. Telespettatore o telespettatrice, se non poi mi sgridano. Buongiorno. Buongiorno. Telespettatrice. Ecco, okay. Io volevo solo fare un piccolo appunto su questa benedetta tessera, perché mia figlia la prende ogni mese, la mette nella carta d'identità e se la richiedono mostra anche la carta d'identità, per cui secondo me è un abuso, ma la domanda che volevo fare non era questa. La domanda è, cioè il problema è il fatto dell'assicurazione delle macchine che non va più esposto tagliandino. Allora, se fino adesso c'era qualche possibilità di trovare i tagliandini scaduti e di fare qualche indagine, eccetera, e sono state trovate anche delle cose negative o nelle macchine o sulle persone proprietarie delle macchine, adesso tutto questo non c'è più. Adesso anche la polizia deve andare un po' a casaccio e ci saranno i furbetti che fino adesso o non pagavano, così continueranno a non farlo. Okay. E quelle come me che invece pagano anche in anticipo per essere in regola sono sempre penalizzate. Ok, buona domanda. La signora è una sleuth, come si dice, indaga, eccetera. Devo facciamo dire che dopo... anch'io mi ero chiesta questa cosa, ma ho sentito però che la tecnologia può aiutare. Può aiutare. Allora, poi non vorrei dire cose che non so. Ma fammi andare in pubblicità, perché sennò poi mi sgridano. Sì, pubblicità, poi torniamo e approfondiamo questa cosa. Allora, dicevamo, credo che ci sia già una telefonata in linea, però giusto un attimo una riflessione sulla questione sollevata dalla signora prima, non era una questione di lana caprina. Sì, cioè però quest'idea mi sembra, di... è verissimo, me l'ero posta anch'io, ma adesso però sempre cercando con umiltà, perché però mi era sembrato di leggere che adesso attraverso la targa, cioè quando anche ti fotografano, cioè quando ti fanno, cioè quando anche, insomma, le macchine sono controllate, perché attraverso la targa viene a sapere tante cose, cioè tipo la revisione, ma anche l'assicurazione, cioè quindi c'è un controllo forse un po' più tecnologico. Però forse se voi avete anche questa, è una domanda anche giustamente a porre alle forze dell'ordine abbastanza... o alle cose, ma appunto avevo letto che bisogna stare attenti, perché attraverso, cioè quando diciamo il controllo stradale è la con targa il video, che ti dice, quindi per questo l'hanno tolto, insomma, però... Ok, io non mi ricordo bene il numero della mia targa, per cui insomma... Allora, c'è una telefonata, sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, volevo parlare a proposito del tesserino che ho sentito prima, no? Ok. Allora,
dipende dalla provincia prendere gli accordi, da quello che ho capito io, per il famoso tesserino, riconoscimento o meno, perché è la provincia che si mette d'accordo con la Trieste Trasporti. Sì, detta così. Allora, un po' così. Ecco, allora però io mi chiedo una cosa, no? Perché è una cosa che ancora non l'ho capita purtroppo. E le province non ci sono più. La Saracchiani ha fatto sembrava che avesse scoperto l'America, non ci sono più le province, noi le abbiamo tolte. A me non sembra nulla, vero? La provincia c'è sempre, dove fa comodo, basti a vedere cosa ha detto la signora prima. Se io faccio l'abbonamento, quel famoso riconoscimento, entro dicembre non ci pago, però se vado in gennaio devo pagare 5 euro. Ma mi spiegate una cosa? Ma qua fanno quello che vogliono da noi. Allora, non basta quello che si sente. La provincia non c'è più, invece c'è, e come che non c'è? Adesso se io vado entro il 30 dicembre, posso farmi il tesserino di riconoscimento senza pagare nulla. Vado il 1 di gennaio, al 2, no, perché l'1 è festa, che non sbagli. Sì. Vado il 2 e devo pagare 5 euro. Ma allora cosa siamo qui? Ma siamo i pandoli qua della regione e della provincia noi. I veri pandoli proprio. Siamo cittadini calcolati nulli. Questo è Trieste Trasporti. Ci facciamo quello che volete. Fate quello che volete da noi. Ok, sentiamo. Lasciamo il bancomat vostro. Come vi fa comodo, questa è la realtà purtroppo, eh? Okay. Non mi sa rispondere però su questo punto. Adesso le risponde, insomma, così ascolta la risposta. Grazie. Allora, intanto le province esistono ancora fino al 2016, siamo lì ed è anche importante proprio per questi ruoli di coordinamento. La questione è che questa questione del tesserino so che non è decisa dalla provincia, ma è decisa da Trieste, da Trasporti, diciamo poi in accordo, e la questione dei 5 euro è una questione che riguarda questioni un po' logistiche e organizzative. Sì. Devo dire, abbiamo avuto tutte le perplessità su perché a dicembre no e a gennaio sì. Per cui io mi faccio comunque carico di riportare questo problema, perché ce ne occupiamo è vero che noi, insomma, un po' uno non capisce perché, sì. No? È vero che sembra adesso faccio la corsa, poi dopo non perdo un po' tanto il prossimo anno che tocca comunque pagarli. No, non so se perché dicembre hanno assunto, non so, tot personale per farlo e a gennaio non c'è più, non so, io mi informerò, perché non è che uno poi fa solo le azioni per, come dire, contrastare, no? A volte ci sono anche delle ragioni logistiche o pratiche o altre cose, o forse che uno non riesce a gestire però è vero che, insomma, mi ricordo che è stato sollevato più volte questa questione. Pensavo fosse risolto, per dire la verità. Sì, anch'io devo dire, perché, però insomma... Vabbè. Sentiamo. Ed è giusto, perché è sentito dai cittadini, insomma. Sì, mi pare abbastanza evidente, tra l'altro. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Sergio. Buongiorno. Allora, una informazione e una pregheria, un momentino di interessarsi di un problema sulla linea 25, visto che si parla dei trasporti, sì. No? Allora, esisti una fermata... vicino, praticamente davanti al giardino Revoltella della 25, sì. che la linea è ben servita, dico la verità. No? Okay. Un'altra fermata è al Ferdinandeo, sì. Quindi diciamo sarà 300 metri diciamo, tra la Villa Revoltella e Ferdinandeo, a metà davanti l'oasi del gelato. Sì. Per intendersi, diciamo, dove che della gelateria, sì. C'è un'altra fermata, il cui PAL, dove che del cartel della 25 segnala fermata, sì. No, è addirittura all'interno del muretto del giardino davanti al Ferdinandeo. Non esiste neanche la possibilità di mettere un marciapiede, perché la strada è stretta. Ah, okay. La gente è costretta a stare in mezzo alla strada per aspettare l'autobus, mm-hmm. In mezzo a una siepe che durante l'estate la cresce e quindi è estremamente pericoloso.
è talmente vicine le due fermate che quella fermata, se potessi eliminarla, come che l'ho gradito tantissimi anche addetti a, sì, sì, autisti o controllori che mi andando su e giù li incontro, e là è veramente contro la sicurezza e forse anche contro il codice stradale. Okay. Diciamo che se anche uno elimina quella fermata, non se cambia fa niente. Eventualmente, visto che non c'è tanto traffico, sì, se fa forse 100 metri in più e non occorre fermarsi in quel posto estremamente pericoloso, senza possibilità di mettere un gazebo, una tettoia, addirittura il pal della fermata ed è fuori dalla strada, ed è all'interno del giardino. Okay. Se uno va a vederlo, mi ho già scritto alla Trieste Trasporti, chi mi ha risposto che farà un intervento, un sopralluogo, dopo non ho più ricevuto. Se un attimo solo, questa fermata è in entrambi i sensi? No. Allora, diremo solamente verso città. Ah, ho capito. Perché verso Catinara avremo un marciapiede molto largo, tranquillo, quindi... Ma c'è una fermata corrispondente? Cioè se una sì, da una parte e una dall'altra? Sì, una da una parte e una dall'altra. Okay. Solamente che, su Catinara la ZE comunque anche verso il Ferdinandeo sull'angolo con la via San Pasquale. Ho capito, volevo sapere se era veramente pericolosa, okay. È quasi inutile diria. Provo a dargli una giadina un momentino. Sì, sì, non è male nemmeno come spunto, per dire la verità, oltre che come. Visto che si parla dei trasporti, all'assessore subito, insomma, perché qui la provincia ha più possibilità ma in realtà su tutto, anche sulle altre questioni, quindi ne parleremo sicuramente, però questa è... Poi tutte le questioni della sicurezza sono veramente importanti. Okay. Perché forse è anche contro il codice della strada, non lo conosco il codice della strada. Ma poi dopo dietro un incrocio, tra l'altro, no? Per cui anche lì, insomma, è un po'... Se è una posizione, se lei la vedi, se lei la conosci, la zona... Sì, se no, ma è il gonfo presente. Non si arriva tante volte, non si arriva quando cresce la vegetazione, non si arriva neanche a vedere la tabella della fermata 25. Okay. Quindi, va bene. Una posizione grazie per la segnalazione. Il problema anche delle fermate che possono sembrare troppo vicine è anche abbastanza... Sì, è strano perché in genere so che la tendenza... vuole più fermate. No, è di avere maggiore distanza per avere maggiore velocità. E quindi dare un servizio anche più, insomma, più veloce. E mi chiedo se c'è una richiesta precisa da parte di qualcun altro, o perché si è rimasta questa, se poi non c'è un'utilità per via proprio del parco, ma mi sembra francamente strano anche perché... Non lo so, mi informerò lì, anche da sono a sicura che lo saprà, perché se è stato già segnalato, però glielo segnalo all'assessore che sicuramente... Altra telefonata, buongiorno. Prego. Sono Giovanni. Buongiorno. Volevo solo dire una questione, diciamo, che mi da italiano mi sento, come dire, truffato. Allora, a parte che mi sono nato nel territorio libero di Trieste, perciò, però con la carta d'identità elettronica, e potete guardare anche voi se la gavè, noi non siamo italiani. Perché sull'Italia, su in alto a destra della carta d'identità elettronica, manca la gambetta della regione Giulia. E adesso non so se è una roba regolare o se siamo parte di un altro stato o siamo parte dell'Italia. Domando solo questo, grazie.
Allora, buongiorno. Grazie per la segnalazione. Intanto io con le mie arti... Ci manca il G di Giulia? Dovrebbe mancare, se ho capito bene, nella stilizzazione della cosa. Ma strano, ma ci sono le regioni? Perché adesso vediamo se riusciamo in qualche modo, prima della fine della puntata, sperabilmente, sì. Se fosse Marco Stabile sarebbe bravissimo per queste cose. Però forse non c'è la regione, eh? Io non credo che ci siano le regioni. Ma a vederla adesso in questa... Chi c'è questa? Figuriamoci. A vederla in questa, in questo disegno, in questa immagine qua... A meno che non sia dietro. Beh, allora facciamo una cosa. Vi informate, da qui, io penso che non ci siano da le qui, regioni. Però. No, ma se ho compreso bene quello che diceva il telespettatore, nel disegno dell'Italia, disegno. No? Non c'è, ed effettivamente. Se guardiamo qua, la pipetta, diciamo così... ha detto il signore che è nato nel territorio libero... Allora... La pipetta effettivamente, se c'è, non si vede, non si vede benissimo. Allora facciamo una cosa. Però, insomma, sono... Ma sai, queste sono quelle cose che poi alla gente anche piace sottolineare. Facciamo una cosa. Se, non so se uno dei... se magari o il nostro, o Andrea in regia, o qualcuno della segreteria, se ha una carta d'identità elettronica, se magari ce la porta un attimo, così vediamo sto diavolo di disegno e cerchiamo poi... perché vabbè, comunque sono simboli un po', cioè non è che le cartine sono perfette, sicuramente però, sai, mancherà pezzi di altre regioni, isole, o le Lipari, piuttosto che altre. Questo è anche vero, però se guardi qua... Effettivamente la pipetta nostra adesso non si vede molto bene, sarà dimenticata, questo figuriamoci. Comunque è un classico. Speriamo che non sia vero, perché sennò qua salta una polveriera, per dire la verità. Avevo visto un cartello che annunciava... pronto? Pronto? Prego. Ah, buongiorno, sono Marcello. Buongiorno. Buongiorno. Ah, volevo solo senza far... andare dietro alle polemiche che sono state fatte, magari anche sbagliate, no, sul tesserino dell'ACT. Mm-hmm. E il tesserino dell'ACT, sì, è vero, l'ho fatto in giugno, è vero, va 5 anni. Però ogni anno, alla scadenza dell'anno, bisogna recarsi là dell'ACT a rinnovarlo e pagarle 515 centesimi, esattamente. E dunque non vorrei fare tante polemiche per... tutto l'anno non si è pagato, per pagare 505 euro e 15 centesimi cosa pesa, non so, questo è già del tutto, vi ringrazio, grazie al telespettatore. Sì, ma su questo dei tesserini bisogna fare dei ragionamenti seri, sì. Ecco, insomma, questo è importante. Io intanto sto ancora cercando, perché poi mi incaponisco, io sono anziano, ma mi incaponisco, guarda, sulle cose, oggettivamente in questa... Io non so poi qua, tu sai come si ingrandiscono queste immagini? Noi apparteniamo a una generazione di quella generazione che non conosceva queste cose qua, però francamente vista qua... sicuro avrà... in genere sono delle semplificazioni, sì, queste, sono delle, anche la Sicilia non sta proprio così, poi sta nel tondo. Manca l'isola d'Elba anche, se vogliamo, appunto, per dire la verità, per cui... Però sai che su questo diventerà argomento di campagna elettorale anche, probabilmente. Insomma. Allora, già che ci siamo tornati un pochettino sulla cosa che avevamo abbandonato prima, appunto sulla questione delle prossime elezioni. Posto che appunto... No. Non vogliono farmi fare sta domanda. Non ce la farai. Non ce la farò. Allora vediamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Bisacchi Savino. Perché telefono? Abito in via Costalunga, sull'incrocio della via Brigata Casale. Sì. E volevo vedere se era possibile, chiedere di fare una fermata d'autobus della 48 che viene da Catinara in giù per gli abitanti di questa zona, insomma, perché attraversare quella strada lì, la via Brigata Casale, per andare a Borussia San Sergio, è una cosa
diciamo, impossibile quasi, visto il traffico che c'è, e anche perché si trova proprio in curva. Dove la vuole esattamente? Dove secondo me? Sì, secondo me ho pensato di farla, diciamo, dove c'è l'oasi dei gatti. Ah, sì. C'è un bel spazio dove che potrebbero sbancare un pochino sulla via Brigata Casale, creare, diciamo, una rientranza per l'autobus, dove che l'autobus sosta senza impedire il traffico della strada e poi ne esce tranquillamente senza problemi, rimettendosi di nuovo, diciamo, in carreggiata. Okay. Ma... esattamente dove che c'è, diciamo, l'oasi dei gatti. Vediamo. Sarebbe molto utile anche, diciamo, fermate le prima. Non ho capito. Le altre fermate dove sono? C'è prima e dopo? Le altre fermate si trovano dalla parte opposta, diciamo, Borgo San Sergio, dove che è il grande casamento, diciamo, popolare. E noi dovessimo attraversare sia per entrare sia per uscire, diciamo, due volte la strada. Eccolo. Sì, perché la è molto pericoloso. No, è brutta la strada, quella di Brigata Casale. Peraltro la cosa potrebbe complicarsi ulteriormente se e quando verrà realizzato probabilmente in zona il nuovo complesso del mercato ortofrutticolo edittico. Quindi, quello, vabbè, questo però dai, vabbè, se ci sono delle opere, potrebbe quello, essere. Ma quel poi vanno per le lunghe, ecco. No, ma questo di però, voglio dire, la cosa potrebbe lo segnalo anche questo qui. Grazie, ecco, per... Sul breve sarebbe bene provvedere, diciamo, di creare questo, questa fermata. Sì, perché è pericolosa, insomma, via Brigata Casale. Grazie per la... attraversarla. Grazie per la telefonata. Abbiamo forse tempo, intanto per sottolineare, c'è questa pagina del Piccolo che la facciamo vedere perché si incomincia Cormons Libri, peraltro compie 80 anni Woody Allen, benissimo, questo è molto, anche perché lo fa con un film molto bello che si chiama The Irrational Man, che io ho visto quest'estate a Londra e soprattutto rispetto a quel pessimo film precedente, Magic in the Moonlight, è un passo in avanti notevole. Mi è piaciuto anche a me. Ti è piaciuto? Vabbè. Era molto Woody Allen romantico. Sì, a me guarda che forse c'è una telefonata? Interessante. C'è una telefonata? No. Allora forse riusciamo a trattare l'argomento campagna elettorale o comunque l'argomento elezioni, eccetera. Mettiamola così, posto che siamo appunto, che manca parecchio tempo, che potrebbe essere anche poco tempo, perché poi quando si parla di politica in genere le questioni spazio-temporali sono quello che sono. Particolari. Voglio dire, secondo te, no, adesso c'è il collegamento con la polizia locale, niente, proprio ormai è come la storia del signor Intento. Allora, c'è il tenente De Grassi, buongiorno tenente. Sì, nuovamente buongiorno a lei e a tutti i telespettatori ospiti in studio. Ci sono novità, tenente, da segnalare rispetto a prima? O... Diciamo, per quanto riguarda l'unica notizia che avevo fornito, particolare dell'arrivo dell'albero Natale per Piazza Unità da Forni di Sopra, dovrebbe arrivare, mi dicono, verso le 11:12 di questa mattina, perciò più tardi. Per il resto, al momento, il traffico in intensificazione, comunque niente di preoccupante. Abbiamo dei lavori sulle laterali via Roma, tipo via Trento, o parallele, sempre inerenti ai lavori di asfaltatura o di pintura dei segnali orizzontali, ma diciamo gli assi principali sono abbastanza scorrevoli. Non abbiamo interventi particolari in alto, perciò vi rimando all'appuntamento dell'ora di pranzo. Con chi c'è a pranzo? Non lo sa. Penso, non lo so. Non lo so. Se ce la faccio io. Va bene, grazie. Beh, grazie al tenente De Grassi. Diamo anche, credo che prima mi sono scordato, la pagina del meteo. Vediamo la situazione generale, che vede il Friuli Venezia Giulia interessato da una vasta e profonda circolazione depressionaria che si estenderà su buona parte del Mediterraneo, con valori minimi di 992 ettopascal sul Tirreno meridionale. Alla bassa pressione sarà associata una perturbazione prevista estendersi dal Mediterraneo occidentale alla Tunisia, all'Italia meridionale, al basso Atlantico e alla Grecia, dappertutto. Attorno al minimo depressionario ruoteranno intensi venti a carattere ciclonico,
mamma mia, con bora sul Golfo di Trieste. Per oggi cielo molto nuvoloso coperto, per domani cielo molto nuvoloso coperta con tendenza alla diminuzione della nuvolosità, temperature domani in aumento, venti moderati o forti. La bora domani potrà arrivare fino a 80-90 km all'ora, quindi insomma ci siamo. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Ingrid, buongiorno. Buongiorno, quella da ieri? Quella di ieri, okay. E tutti i giorni guardo, tutti i giorni. Ripeto, la signora Ingrid porta il nome dell'attrice favorita da mio papà, per cui insomma... Infatti per quel mi chiamo così. Immaginavo. Prego signora. Allora, no, volevo solo dire che se è vero che sulla carta d'identità manca le Venezia Giulia, manca totalmente. Ok, ecco. E difatti ci sembrava Non ho mai fatto caso a sta roba. Va bene, volevo dire tu che c'è vero. Grazie per essere anche intervenuta. Buona giornata alla signora Molina e al signor Bosazzi. Grazie. Anche a lei. Ma poi succede, tanto ci sono ste scariche che fanno un po' di paura. Grazie alla signora. La signora Ingrid, beh, questo sarà un argomento anche abbastanza divertente, posto che non sia già stato sollevato tempo fa, perché probabilmente la gente ha anche un po' di esprima al tournée e quindi va a vedere queste cose perché cerca l'errore, insomma. Di dare risposte su temi concreti che toccano la vita delle persone. A questo punto non mi interessa se ci sono telefonate in arrivo, io devo porre questa domanda, magari ne parliamo quando rientriamo dalla pubblicità. Campagna elettorale. Secondo te gli schieramenti quando arriveranno alla definizione, mettiamola così, dei candidati definitivi? Proprio in virtù del tempo che manca. Centrosinistra, sì. Insomma, il candidato sai che però adesso senza Roberto Cosolini, senza andare, è vero sai che ci sono voci, però, eccetera, insomma, eccetera. Almeno dal punto di vista ufficiale, non solo di Roberto Cosolini, mi sembra che il PD ha espresso la sua, come dire, idea di continuità, perché hanno fatto le loro assemblee, esistono ancora le democrazie nei partiti, come SEL ha espresso un giudizio positivo sui nostri anni di governo e intende continuare su questo percorso, insomma, del centro-sinistra. Centrodestra come lo vedi invece? Ma centrodestra ci sono varie, mi sembra, anime, lo vedo un po' così, confuso, ecco, insomma, userei il termine spaesato, ma mi sembra troppo personale, quindi insomma. Questo non è male, Allora, ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo per l'ultima mezz'oretta che passeremo assieme. Buongiorno, questa sarà la programmazione oggi su Tele4. Alle 13.20 il telegiornale. Al termine indagheremo nel mercato immobiliare con 12 minuti con Cristina, la casa dei sogni. Alle 14 Cattedra di San Giusto, una serie di incontri promossi dalla Diocesi di Trieste. Questa settimana si analizzano temi dedicati alla famiglia. Alle 18 Trieste in diretta, tra gli ospiti in studio per questa puntata Franco Del Campo e il professor Cevolin. All'interno della puntata, come di consueto, anche uno spazio dedicato alla stagione teatrale della compagnia L'Armonia. Alle 19.20 Occhio alla spesa, il progetto che propone di regalare la spesa alle famiglie più bisognose attraverso una raccolta fondi presso le casse delle Coop. Alle 19.30 il TG, alle 20 la rubrica Quale Zampa con consigli e curiosità sugli animali. Alle 20.30 torna il notiziario serale. Alle 21 Ring, il programma di attualità condotto da Ferdinando Avarino. Alle 23 la replica del TG e per finire alle 23.30 la replica della puntata di martedì di Trieste in diretta. Vi auguro un buon proseguimento di giornata in compagnia di Tele4. Allora c'è un lieve cambio di programma, nel senso che Sabrina Morena sarà impegnata intorno alle 9 con una commissione, quindi ci lascerà intorno alle 8:15. Comunque, insomma, avremo ancora tempo per un paio di telefonate, probabilmente. Buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Prego. Buongiorno, posso parlare? Sì, come no.
Allora, volevo intanto dire quello che ha detto la signora a proposito dell'Italia, che non ci vuole, sì. L'appendice tagliata sulle carte d'identità, l'ho constatata anch'io. Poi no, volevo aggiungere un'altra cosa, a proposito delle tesserine, le famose tesserine di 5 euro. Sì. Ora... Parli ecco, signora. Volevo dire questo, che l'ACT evidentemente si è deciso questo, vuole spinarci altri 5 euro, perché non è possibile che per un anno non occorre pagare e dopo sopravvengono chissà quali problemi per cui dopo occorre pagare. Quindi siamo i soliti pantaloni, grazie. Grazie alla signora. Insomma, spillarci, non è lì la percezione, no? La percezione è questa, sì, è questa. Secondo me bisogna appunto tenerne anche conto. Vecchie discussioni. In attesa di un'altra telefonata, sì. C'è questo dato molto, molto bello che riguarda il Friuli Venezia Giulia, probabilmente se fosse declinato su Trieste sarebbe ancora più alto. Siamo ancora, ringraziando Dio, la regione che ama leggere di più. Cormons Libri, sì. è un'iniziativa accanto a Pordenone Legge, eccetera. Insomma, sarebbe bello che anche Trieste riuscisse in qualche modo a mettere in piedi una manifestazione di questo genere, oppure poi dopo magari rischieremmo di averne anche troppe, però non è mai troppo quando si parla di libri, sì, secondo me. Io penso che Trieste come sempre è meno strutturata perché ha tanta ricchezza culturale, no? Per cui le presentazioni dei libri sono all'ordine del giorno, per continue a Trieste, sì. Cioè, come dire, non è che occorre fare... Però è vero che secondo me a livello di cultura occorrerebbe sicuramente un maggior coordinamento, proprio per poter valorizzare di più quello che si fa, dalle presentazioni dei libri al resto degli eventi culturali, perché io penso che c'è già tantissima ricchezza che è anche buona, e forse, come dire, una manifestazione così a Trieste si perderebbe, perché viene fatto, non so, Caffè della Scienza, cioè, come sì, dire, sì, ho capito, c'è tanto, ho capito. Ma è anche giusto, sono tanti gli operatori culturali, è giusto anche che ci sia un'offerta così, perché siamo una grande città, e anche animata, cioè nel senso dove le persone partecipano. Però, e dico sempre tante donne, che è importante. Tu hai ragione quando dici che se ci fosse magari un maggiore coordinamento, per esempio, tutte le presentazioni, delle volte vengono presentati dei libri, sì. Ci sono a Trieste personaggi di notevole importanza, sì, sì, che rischiano che si perdono, di perdersi, certo. Magari se ci fosse un logo. No, perché a volte si sovrappongono, ci sono iniziative. Allora se si potesse, cioè io penso che questo anche nel futuro, insomma, lo chiederemo, come proprio nel nostro programma elettorale, proprio per quel che riguarda la cultura, di sicuramente avere un maggiore coordinamento, di poter valorizzare, no, anche certi temi che magari sono trattati da più associazioni e cose dentro, no, un programma. Contribuisco al programma di Sel. Ecco, no, ma è importante, perché insomma, no, io questa idea la penso da tanto, perché tutti dicono facciamo le manifestazioni, no, di filosofia piuttosto che... Tu dici c'è già. Quindi... Ma io penso che le presentazioni, cioè come dire, poi Cormons non è Trieste, non so come dire, Trieste, cioè nel senso di operatori, ce ne sono tantissimi, si fa già, basterebbe solo promuoverlo bene, sì, tutti anche quanti, con un logo. E anche coordinarsi. Allora c'è, diciamo così, questa è l'ultima telefonata a cui Sabrina Morena può rispondere. Chiedo a chi è in linea gentilmente di essere abbastanza breve, così consentiamo a Sabrina di arrivare in tempo per la commissione. Buongiorno. Prego. Spero di essere abbastanza breve, tanto grazie. Non ho da fare nessuna polemica con la signora. Okay. Volevo solamente puntualizzare su tre cose. Ehi. Allora, che effettivamente manca la pipetta di Trieste, no, della Giulia, sulla carta d'identità elettronica. Ma questo è un vizio che l'Italia, o lo Stato, di fronte a chi, ha da parecchio tempo. Non so se il signor Bosati si ricorda, quando la famosa Triestina... si batteva in Serie B per salire in Serie A, sì. Ogni tanto capitava su qualche giornale sportivo che la Triestina vinceva partite fuori casa, colpo grosso della squadra friulana, la squadra friulana. E c'è un vizio, perché anche Mediaset
parecchie volte dava praticamente, quando si mostrava la cartina per le temperature, mostrava capoluogo di provincia, mostrava Udine. Sì. Dopo si sono regolati, dopo tante proteste. Questa è la prima. La seconda, volevo dire a quella signora, no? per le assicurazioni elettroniche. Sì. Infatti sono state fatte elettroniche perché così, almeno in apparenza, non potranno più sfuggire quei 2 milioni che girano per l'Italia senza assicurazione. Perché una volta mostravano i tagliandini falsi se venivano richiesti, adesso non lo potranno più fare perché saranno fatti degli incroci con le assicurazioni, mm-hmm. eccetera. Praticamente non potranno più sfuggirli. Okay. E la terza è un po' una polemica con la Trieste Trasporti. Okay. Pretendono, e da me non lo avranno, il tesserino di riconoscimento, perché sembra che loro vogliano questo, cioè a mio parere, no? Cioè, sembra che loro pretendano questo tesserino di riconoscimento come se questo tesserino dovesse convalidare l'autenticità della carta d'identità. E questo non esiste, sì, questa è una prepotenza privata. Oggettivamente sì. Ecco, grazie. Buongiorno. Grazie al signore anche per la rapidità. Credo, Sabrina, che non c'è nemmeno da... No, io volevo commentare sulla... Il signore ha detto pipetta, direi appendice, insomma, ognuno... Cioè, insomma, no, il problema è un problema della percezione che si ha sicuramente di noi, di Trieste, della zona, perché, cioè, ricordiamoci, forse non ci mettono perché ci pensano vicino a Trento. Ah, perché questo è un altro discorso, Trieste-Trento. Cioè, sì. È vero che in Italia è pieno di piazze Trento-Trieste, sì, Rive, sì, Trento-Trieste, sì. Per cui uno pensa che siano due città vicine. Molti mi dicono sempre, vengo dalle tue parti, vado a Trento. Io dico, guarda, da Trento sono 5 ore di strada, 3-4 ore di strada, è anche mal collegata, per cui insomma non è così, non siamo così vicini. Sì, ma hai ragione, è una questione di percezione. Per cui... Sicuramente noi siamo qui al confine e per noi non è facile. Certo, ci vorrebbe, io credo che in quel caso è una semplificazione dal punto di vista, però forse insomma rivendicare un po' l'importanza, anche se devo dire che ultimamente Trieste è molto... giornali, è molto stimata, è una città amata, insomma mi sembra che comunque da una volta che eravamo proprio diciamo l'angolo che non possiamo lamentarci, e si dimenticavano di noi, adesso insomma siamo abbastanza presenti. Allora, c'è ancora una telefonata, però io saluto ugualmente Sabrina Morena perché deve recarsi in provincia. Grazie ancora per essere stata con noi, Sabrina Morena, coordinatrice provinciale di SEL. Allora, questa è una di quelle cose che a me piacciono molto perché posso citare Raimondo Vianello, mentre Sabrina esce, telecamera su di me e sentiamo la telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego, prego signora. Buongiorno, un saluto a voi e a tutti i vostri telespettatori. Grazie. Senta, io vorrei segnalarvi da quando hanno ripreso finalmente la stazione di Villa Opicina, ad Opicina, non c'è un servizio di autobus che porta in paese. Non soltanto, però non c'è neanche un distributore di biglietti dell'autobus. Quindi queste povere persone sono costrette con le valigie a camminare... qualche volta fino alla stazione del tram, perché accidenti. Per esempio arrivano in un orario che il tabacchino in via di certo. È chiuso, quindi sarebbe il caso di vedere questa cosa un'altra piccola segnalazione che la zona di sempre di Opicina, dall'incrocio strada per Vienna, incrocio via di Basovizza, da quel punto lì fino alla fine del paese, che
che si potrebbe poi mettere un autobus che arriva fino a Fernetti e poi potrebbe girare, non c'è neanche nessun servizio. Quindi noi abbiamo anche un grande negozio, la Conad, tantissime persone che abitano in quella zona lì purtroppo non hanno nessun servizio. Credo che questo sia, rispondo, chiacchieriamo tra di noi perché che inquadratura desolante sembra. Allora, credo che questo sia un problema di chilometraggio, no? Nel senso che le linee complessivamente le linee all'interno della città non possono superare un tot di chilometri. L'ho detta male, ma spero di essermi spiegato bene. Per cui molto probabilmente potrebbe essere questa una difficoltà. Vero è anche, e lo dico da cittadino, da uno che passeggia e nota certe cose, vero è anche per esempio che ci sono delle linee di Trieste Trasporti che per certi aspetti in alcuni giorni della settimana hanno poco senso. Per quello che posso immaginare io, la 17 barrata, che è utilizzata soprattutto e fondamentalmente dagli studenti dell'università, forse il sabato non è così necessaria, anche perché in università ci si può arrivare tranquillamente con la 4, la 17 normale, la 39 e per certi aspetti anche con la 3, per cui insomma, la zona è abbastanza servita. Però per arrivare fino alla stazione abbiamo la 4. Sì, 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 dico appunto. Che entri dentro e sono appunto, 100 metri. Però ripeto, il problema può essere anche questo, no? Del chilometraggio che non può essere però ampliato. Però almeno mettere un distributore automatico di biglietti, sì. Così uno magari si prende la prima fermata e non è costretto ad andare a comprare il biglietto. La prima fermata, l'eventuale prima fermata, signora, dove sarebbe rispetto? La prima fermata è davanti alla pizzeria Il Cavallino. Quindi non è vicinissima in ogni caso. Ex Cantinon. Che è in via di Prosecco. Non è vicinissima in ogni caso, però. Comandi? Non è vicinissima alla stazione in ogni caso. Non è lontanissima da quel punto. Ho capito. Sarebbero 150 metri. Vabbè, quindi sarebbe fattibile, però. Però no, un distributore non sarebbe male come idea. Okay. Sarebbe una bellissima cosa, perché le persone oneste non vanno senza biglietto e arrivano poverine fino alla stazione dei tram. Certo, lì figurarsi. E lì siamo già a quasi un chilometro, con le valigie e anche se non avessero le valigie lo stesso è parecchio. È già tanto, certo. L'altra cosa, ripeto, un prolungamento della 4 eccetera, credo dipenda appunto dai chilometraggi. Però vede, anche questo è un discorso che si dovrebbe fare con Trieste Trasporti, insomma. Signora, grazie per la telefonata. Niente, grazie a voi e buona giornata. Intanto vi annuncio che l'ospite nello spin-off di Trieste, di Sveglia Trieste, che oggi è dedicato all'attualità, sarà Pierpaolo Gregori. Adesso dunque continuiamo un pochettino, proseguiamo la lettura delle pagine interne dei quotidiani, soprattutto per quanto riguarda il piccolo. Siamo alla pagina dello sport. Mandzukic, chi è? Punisce il City, la Juventus vola agli ottavi. Desumo questo Mandzukic sia un giocatore della Juve. I bianconeri battono di misura gli inglesi. C'è una telefonata, meno male, perché se devo andare avanti a parlare di sport veramente la situazione è grave. Buongiorno. Prego. Allora, senza posarsi, io supporto la signora che ha parlato fino a questo momento. Sì. Perché la zona E di Officina è totalmente sprovvista di bus. La zona? Est. Ah, ho capito, sì, mi scusi. Ok. Si arriva fino a via Vasovizza, la 39, la parte giù non esiste. A parte la 42 che passa, diciamo, non so quanto, ogni ora, ogni due, sì. Ma chi abita in quelle zone deve farsi la passeggiata. Passeggiata di 20 minuti, di un quarto d'ora. Certo, che poi... Voi che dite che Trieste è ben fornita, è ben... Sì, Trieste
Varese, ma la zona è di Officina e lei mi parla di chilometraggi, ma perché Villa Carsia, diciamo, è ben servita, Villa Carsia, la zona di Villa Carsia? Sì, la parte est è lasciata totalmente a se stessa. Ok, la via Prosecco non si può. Deve, uno che ha pioggia, bora, vento, la fa la passeggiata di 20 minuti fino a casa. No, no, guardi, le ripeto, questo è un discorso che sarebbe giusto e per certi aspetti, se posso utilizzare il termine, sarebbe bello affrontare appunto anche con qualcuno di Trieste, Trasporti. Noi, le ripeto, stiamo provando ad averli come ospiti, c'è un po' di difficoltà che non riesco a comprendere. Però ripeto, posso immaginare che a queste problematiche la risposta possa dipendere proprio da queste questioni collegate al chilometraggio, perché è questo spiega anche perché appunto, voglio dire, è un po' un prendere e togliere, no? Se io prolungo una linea da una parte, devo in qualche modo togliere una linea dall'altra. Ripeto, ci sono delle linee che in alcuni giorni della settimana, a mio modo di vedere, non hanno questa grande utilità. La 17 barrata di sabato mi pare uno spreco, ma voglio dire, lo dico io, probabilmente non sarà così, perché ci saranno delle ragioni, insomma, sotto questa scelta. Ok? Comunque la via Alpini è totalmente sprovvista. Ok. Provvista, diciamo, la via Alpini, bisogna fare 20 minuti per andare al Grande Officina. Perfetto, perfetto. E un quarto d'ora per arrivare via Prosecco. Ok, ma bon. Solo questo volevo dire. Grazie. Un pulmino dal Grande Officina a fare un giro tipo circolare ci potrebbe stare, però. Potrebbe essere una soluzione, però anche là si rientra sempre nella questione chilometraggio. Non se ne esce da questo punto di vista. Comunque... è una zona che comincia a essere, c'è gente, insomma, sì, sì, ci sì, sono sì. Bambini che vanno a scuola, persone che, ma no, dobbiamo mettere chi non ha l'auto lì e non sta fritto. Perfetto, insomma. Perfetto, grazie, ecco. Signora per la telefonata, vedremo, speriamo, ripeto, di avere Trieste Trasporti. Anche perché avete visto che le telefonate di oggi hanno riguardato fondamentalmente questioni molto pratiche e anche questa parte molto molto divertente e curiosa su questa, Sabrina Morena la chiama appendice, io la chiamo sulla pipetta della stilizzazione dell'Italia nella carta d'identità elettronica. Continuiamo a scorrere le prime pagine dei giornali mentre ci avviamo alla conclusione di questa edizione, di questa prima parte di Trieste in diretta. Questa è una cosa anche abbastanza curiosa. Giudici costituzionali, franchi tiratori affossano l'asse Forza Italia Dem, tra gli imputati anche la minoranza del PD, ira di Zanda, praticamente sono 17 mesi che non si riesce a trovare i giudici della Consulta. Non so se è ancora la questione collegata alla faccenda Violante, fatto sta che insomma è una di quelle cose che sì, possono essere anche giudicate divertenti, ma sono piuttosto particolari. A Firenze la Corte dei Conti archivia il caso delle spese di Renzi in sussistenza degli elementi per l'avvio dell'azione di responsabilità o per richiedere ulteriori approfondimenti istruttori. C'è una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Prego. Ecco, buongiorno. Buongiorno Bosatti. Buongiorno. Stamattina si parla di Officina, ho visto già due telefonate, la mia è la terza. Sì. Io volevo segnalare qualcosa di fattibile. Noi abbiamo l'obelisco, che è la zona belvedere di tutta Trieste, non solo da Belvedere, ma anche dalla passeggiata di tutta Trieste. E anche tanto si parla del turismo che aumenta in città, sì, del 20-25%. Però per questi signori turisti che vengono e che portano anche delle sostanze, non si sta facendo nulla. Io volevo proporre
l'obelisco, c'è la fermata del tram, c'è la fermata del bus, non c'è una pensillina che possa riparare sì, i turisti sì. dal cattivo tempo. È una zona strategica, sia okay. per il freddo, sia per quel che l'altro, però è una zona strategica anche perché la gente viene sull'obelisco per vedere la bellezza del panorama triestino. Ok, perfetto. Questo che volevo segnalarvi e che senz'altro lo segnalerei a chi di dovere. Prendiamo nota, grazie. Battuta per battuta, e chiedo scusa, ma come sapete io, se vedo la possibilità di infilarne una, c'è ben l'hotel Obelisco dove ci si può tranquillamente riparare, no? È così bello e splendente proprio di fronte alle fermate, quindi si può andare là. Chiudo con questa battuta questa prima parte di Sveglia Trieste. Dopo la pubblicità avremo la Sveglia Trieste attualità, ospite di Enrico Scaramucci sarà Pierpaolo Gregori del Centro Servizi Volontariato. Vi ricordo un paio di appuntamenti giusto perché dobbiamo arrivare alle 9 come scadenza, 13:20 edizione meridiana del telegiornale, 19:30 edizione serale, 18 Trieste in diretta, questa sera c'è Ring che incomincia alle ore 21, conduce Ferdinando Avarino. Vi ricordo anche che nella puntata di domani di Sveglia Trieste, nella prima parte, avremo ospite il segretario provinciale del PD e sindaco di Muggia, il dottor Nerio Nesladek. Chiudiamo qui, grazie a Sabrina Morena che è stata con noi ospite fino a circa un quarto d'ora fa, grazie anche ai telespettatori che, devo dire la verità, hanno proposto temi molto, molto interessanti, molto curiosi, alcuni anche molto divertenti, ma soprattutto perché hanno usato un tono molto, molto tranquillo, molto pacato, ed è così che a noi piace. Vi lascio in compagnia di Enrico Scaramucci, buona giornata a tutti. Eccoci nuovamente in studio, buongiorno a tutti per quest'ultima parte di Sveglia Trieste dedicata all'attualità e do il benvenuto a Pierpaolo Gregori. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Le sue cariche, mi sono un attimo fermata, abbiamo il ruolo al Centro Servizi Volontariato e abbiamo anche il ruolo di Presidente del Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto di Trieste. Uno si fa un po' di fatica a dirlo tutto, ma il ruolo è quello, magari dovreste trovare un acronimo che può sembrare un codice fiscale, perché è talmente lungo, eccetera. Allora, cominciamo da quella bella iniziativa che lei mi pare abbia proprio ideato e portato avanti, poi con la collaborazione sia del suo centro di volontariato e grazie anche al coinvolgimento di Coop Nord-Est. Parliamo della spesa SOS Pesa, SOS Pesa, no? Questo è un modo di far capire qual è lo stato anche forse di disagio di tante famiglie triestine, perché il riscontro a questa vostra iniziativa mi pare ci sia stato e continui tuttora, perché non è che si è fermata, sta andando avanti. Sì, è un progetto, come giustamente lei ha ricordato, che non si esaurisce, cioè non ha un termine di scadenza, è un progetto a durata illimitata, fin tanto che ci sarà la generosità ovviamente dei cittadini, dei triestini, questo progetto continuerà a vivere e continuerà ad aiutare le famiglie in difficoltà, quelle famiglie che hanno dei minori a carico e che non riescono ovviamente a fare la spesa e quindi a mangiare tutti i giorni della settimana. Questa iniziativa ovviamente nasce dal desiderio del Centro Servizi Volontariato di essere in qualche modo concreto, cioè nel soddisfare e nell'aiutare chi è in difficoltà. La prefettura patrocina l'iniziativa, il comune di Trieste collabora, Coop Nord-Est mette a disposizione i punti vendita. L'iniziativa di fatto è semplice, perché non è nulla di così innovativo, no? La persona va a fare la spesa, può donare un euro o anche più alle casse.
questi soldi vengono veicolati in un fondo. Ogni settimana Coop Nord-Est ci comunica quant'è la disponibilità di questo fondo e noi mandiamo nei punti vendita al sabato pomeriggio le famiglie che ci vengono segnalate dai servizi sociali del Comune di Trieste. Naturalmente con un'attenzione particolare a salvaguardare l'anonimato, anche la dignità delle persone, quindi con tutte quelle accortezze che il caso impone. Queste famiglie poi al sabato pomeriggio vengono accolte dalle associazioni di volontariato che sono presenti in tutti i punti vendita di Coop Nord-Est e poi vanno a fare la spesa. Fanno la spesa, noi abbiamo individuato due tagli di buoni che ricevono da 50 e 80 euro, 50 euro per quelle famiglie che hanno fino a 4 bambini a carico, 80 euro per le famiglie che hanno più di 4 figli a carico. Abbiamo iniziato da un mese e mezzo, più o meno, e ogni domenica comunichiamo attraverso i mezzi di stampa qual è il risultato ottenuto nella settimana e devo dire questa è stata, come giustamente diceva lei prima, la prima grande inaspettata soddisfazione, inaspettata nelle dimensioni, no? Che abbiamo raccolto 3.500 euro fino all'altra settimana, supereremo i 4.200 questa settimana. Considerando che la donazione media è di 2 euro, si fa presto a fare un paio di conti di quanti triestini hanno donato l'euro e questi soldi servono ad aiutare ogni settimana 12 famiglie. Parliamo di 50 famiglie, al mese. Ecco, se poi proiettiamo questi valori sulla base di un anno, perché ribadisco il progetto non ha una scadenza, c'è la possibilità di riuscire ad aiutare circa 600 famiglie e raccogliere quasi 40.000 euro. Ecco, questa è la dimensione di questo progetto. Certo, quindi adesso anche magari ci stiamo avvicinando ormai a grandi passi anche al Natale, alle festività, quindi forse in quel momento ancora di più. E ci sarà così quel momento magari di cui la gente è più sensibile forse a situazioni di disagio, quindi potrebbe anche essere che vada, il trend sia in crescita piuttosto che magari come succede tante volte in questo tipo di iniziative che hai un boom all'inizio e poi pian piano la curva tende ad andare verso il basso. Certo, ecco, guardi, io già questa tendenza verso il basso ce l'aspettavamo già dopo un paio di settimane ne sono passate 5 e già immaginavamo un assestamento all'ingiù perché ovviamente passato il primo momento della novità e dell'entusiasmo si immaginava un leggero calo. E devo dire invece che anche per la seconda volta siamo stati smentiti dai fatti, non c'è stato nessun calo e costantemente invece c'è un piccolo incremento di settimana in settimana. Abbiamo cominciato a raccogliere 600 euro alla settimana, poi 650, 700, 720, 750 e così via, quindi questo è un elemento che comunque contraddistingue la nostra città, che io amo follemente perché è una città che sa che cosa significa la solidarietà, è una città che ha sofferto, che ha una storia di sofferenza alle spalle purtroppo molto significativa e i triestini sono presenti, cioè capiscono che cosa significa aiutare l'altro, perché lo abbiamo vissuto, ecco, magari non io in prima persona, però certo. Mio padre, mio nonno, insomma, hanno passato dei momenti che non erano sicuramente facili, dove a talvolta l'unica cosa che si poteva mangiare era un pezzo di pane, certo, ecco, tanto certo, per intenderci. Dovremmo forse così tenere più presente. Dovremmo tenerlo presente. E aggiungo una cosa, Trieste ha 600 associazioni di volontariato attive sul territorio, è la media a livello regionale più alta ed è tra le più alte nel rapporto con la popolazione a livello italiano. La nostra regione ha un'associazione ogni 120 abitanti. Che cosa significa? Significa che c'è solidarietà, c'è umanità ed è uno dei motivi per i quali io sono innamorato della nostra città. Certo, beh, Trieste è città solidale. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo un telespettatore in linea, pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, prego, signora. Pronto? Ci dica, signora. Buongiorno. Buongiorno. Mi sento male, scusi me. Prego.
Volevo intanto complimenti per la trasmissione, perché è veramente bella. Grazie. E anche l'iniziativa che l'avete fatto adesso, perché mi abito a Bondi, vediamo la casa del Monca, dei Puffi. Sì. È bruttissimo vedere la gente con 7 fiori, tantini, che la mattina, la sera, al scuro, vanno a scovarsi. Vanno i bidoni con quelli a scovarsi, con questi fiori per io, a tirare fuori la roba da mangiare. Bene, iniziativa che l'avete fatto, è una cosa brutta da vedere, però... Meno male che qualche minuto pensa, ecco, tutto l'aria. Sono complimenti per la commissione, per l'iniziativa che l'avete fatto. Grazie signora. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata. Sì, in effetti una volta magari si era abituati a vedere ogni tanto, ma molto raramente, qualche clochard, no, che andava a cercare nei cassonetti. Oggi invece si assiste, l'ho visto anch'io personalmente, anche sia in centro che in periferia, anche persone che capisci che non sono emarginate dalla società, sono persone che così come noi, come persone qualsiasi, diciamo, insospettabili, ecco, che però vanno nei cassonetti a cercare qualche cosa che si possa riutilizzare, vuoi in termini di cibo, ahimè, perché vuoi anche magari in termini di oggettistica, eccetera, necessarie per che magari uno non può appunto comprarsi. E questo dice forse lunga su quell'indigenza che, o quelle difficoltà che le famiglie hanno, che magari adesso vediamo tante luci di Natale, anche oggi il giornale ne parla, messe in giro per la città, forse si cerca forse di nascondere, no, in qualche maniera davanti a così una patina di allegria, di serenità per il Natale, appunto, come si diceva prima, che sta arrivando, si cercano forse un po' di nascondere certi problemi che invece iniziative che invece come la sospesa evidenziano in tutta la loro amarezza. Perché alla fine... È giusto che ci sia la festa, è giusto che ci sia la pallina di Natale, però non dobbiamo mai allontanarci troppo da quella che è la realtà quotidiana, no? Non dobbiamo mai dimenticare che cosa succede attorno a noi. Trieste, oltre ad aver sofferto ed essere una città solidale, è una città i cui cittadini hanno anche una grande dignità. Quindi è anche difficile aiutare, perché spesso chi è in difficoltà non ha la forza, il coraggio, oppure ha molta vergogna nel chiedere aiuto. Invece quello che poi noi vogliamo sempre far passare come messaggio attraverso il mondo del volontariato è che non c'è nessuna vergogna nell'essere in difficoltà e nell'aver bisogno di aiuto. Bisogna superare assolutamente. Quel riguardo. Io sono rimasto, volevo dire che sono rimasto molto colpito, lo faccio in sintesi, della breve intervista che ho fatto alla prima famiglia che ha usufruito del buono spesa raccolto grazie alle donazioni dei cittadini, che raccontava la sua personale storia, con una bambina di 6 anni, con difficoltà in famiglia, una persona che stava bene e che all'improvviso, questo è ciò che noi non riusciamo a capire, e all'improvviso si trova in una difficoltà tale che non riesce a dar da mangiare alla figlia tutte le settimane. E raccontava di questa vergogna a chiedere aiuto, ma raccontava anche di quanto ha trovato la forza di farlo guardando negli occhi sua figlia. Quindi ognuno di noi poi deve trovare una propria motivazione. Certo. E l'aver chiesto aiuto poi di fatto ha cambiato la vita di questa ragazza, sostanzialmente. Sì, anche perché spessissimo, quasi sempre, diventare indigenti non è una colpa, ma è una conseguenza di un evento. Non è dipeso dalla volontà, assolutamente. No? Un licenziamento, una fabbrica che chiude, vediamo, purtroppo ne abbiamo tanti esempi qui in città. Sentiamo un altro telespettatore. Pronto, buongiorno. Ah, pronto, buongiorno, sono Nevio. Buongiorno. Volevo chiedere al signor Gregori, ma questa sua lodevolissima iniziativa a chi è indirizzata? Agli italiani oppure anche agli stranieri? Allora, l'iniziativa è indirizzata alle famiglie in stato di bisogno, con una particolare attenzione alle famiglie triestine, nel senso che questo progetto nasce fondamentalmente per aiutare le famiglie residenti nella nostra città. Donazione dei triestini per i triestini, questo è lo scopo principale, perché altre situazioni di disagio hanno aiuti di varia natura e negli intendimenti del centro servizi di Coop Nord-Est c'è quello di aiutare ovviamente tutti senza discriminazione alcuna, con una particolare attenzione alle famiglie della nostra città.
perché ovviamente, questa è una mia personale opinione, ritengo che non possiamo lasciare indietro i nostri concittadini, non possiamo dimenticarci che tra di loro, proprio per i motivi di dignità, di orgoglio di cui si diceva prima, ci sono persone in seria difficoltà. Anche persone assolutamente insospettabili. Quindi la mia personale opinione è che dobbiamo aiutare prioritariamente le famiglie della nostra città. La ringrazio, doppiamente lodevole. Grazie a lei. Grazie. Quegli altri stanno soffrendo di benefit di tutti i tipi e quel bonismo comincia a essere irritante. La ringrazio, buongiorno. Arrivederci, signor Nevio. Grazie, grazie a lei per aver chiamato. Ecco, al di là della spesa, della necessità appunto di cibo, di sostentamento, vista anche la stagione che è così è diventata in brevissimi giorni anche piuttosto rigida, fredda, magari ci sono altre problematiche. Mi viene in mente, guarda, una volta Primo Rovis, buonanima, che ricordiamo tutti con affetto, eccetera, riferiva di una telefonata che aveva ricevuto da una signora anziana che al telefono diceva: non posso scaldarmi, sono qui al freddo, non ho i mezzi per... E lui ovviamente si era subito attivato con la generosità che tutti ricordiamo, eccetera. I denari che voi state raccogliendo sono esclusivamente finalizzati, ovviamente abbiamo detto, a fare la spesa, a dare cibo alle famiglie indigenti. Certo. Ecco, situazioni anche però che vanno nel senso di pagare una bolletta del gas per riscaldarsi, potrebbero in qualche maniera rientrare in qualche così iniziativa assistenziale? C'è questa idea o magari è già c'è qualcosa in corso in questo senso? Non c'è questa idea. Quindi rispondo con franchezza, no, cioè, beh, al momento attuale non c'è questa idea di sviluppare in questo modo il progetto. È invece presente un'idea ben chiara che abbiamo di allargare la platea, no, dei beneficiari, cioè non solo quindi le famiglie che ci segnala i servizi sociali del comune, ma magari anche famiglie che ci vengono segnalate da altre realtà istituzionali. Penso ad esempio al fatto che stiamo facendo dei ragionamenti di allargare l'iniziativa anche ad altri comuni, come il comune di Duino, Monrupino, San Dorligo, della provincia, così come allargare la platea ovviamente delle famiglie che hanno bisogno di aiuto e di assistenza. Questo progetto però ovviamente è sempre in questa fase, in questo momento, circoscritto al concetto del contrasto alla povertà alimentare. Una sua evoluzione in questa direzione non è al momento allo studio, non escludo che in futuro si possano fare dei ragionamenti anche in base a quanto raccogliamo, nel senso di quanto mediamente continuiamo a raccogliere nel tempo, perché se il fondo diventa un fondo, come si diceva prima, di 40.000 euro all'anno, ecco che allora potremmo fare dei ragionamenti più allargati, il tutto nella più assoluta condivisione con i nostri cittadini, certo, che attraverso i mezzi di comunicazione sanno quali sono gli sviluppi di questa iniziativa e, come ha chiamato il signor Nevio, possono anche contribuire con delle idee. Certo. Abbiamo un altro telespettatore, pronto? Buongiorno. Buongiorno, scusi, sono di Trieste, complimenti per il programma. Volevo chiedere una cosa per questi buoni spesa, questa spesa e sospesa. Bisogna avere un ISEE basso, perché comunque io sono disoccupata, mio marito ha 500 di pensione e l'ISEE si è alzato per via della casa che hanno messo dentro nell'ISEE, perciò lui ha perso la carta acquisti e io non lavoro, perciò ho perso anche questi aiuti, no? E poi un'altra cosa importante che dovrebbe pensare qualcuno, alle tessere bus, perché ci sono questi che vengono da tutte le parti che hanno le tessere bus gratis, no? Ma noi siamo nella stessa grave situazione di non riuscire a pagare le tessere. Io ho preso una multa per una tessera bus perché non ho pagato... anche, insomma, ho pagato la multa di 70 euro per questo motivo, perché non c'è la possibilità per una persona anziana che ha 500 di pensione, una disoccupata, dovrebbe fare anche qualcosa riguardo a queste tessere bus, come abbiamo diritto anche noi, come tutti questi che vengono su che hanno cellulare. Io non pretendo cellulare e smartphone, ma almeno una tessera bus per disoccupati, un pensionato di 70 anni che è una pensione misera che dobbiamo vivere, sopravvivere, insomma. La ringrazio di tutto e buona giornata. Grazie a lei per aver chiamato, signora. Beh, sul certificato ISEE e quindi su chi ha, diciamo, accesso al progetto Spesa Sospesa, il Centro Servizi Volontariato non è entrato nel merito, delegando ai servizi sociali del Comune di Trieste le valutazioni di ogni singolo caso e le scelte. Quindi noi riceviamo dal Comune un elenco di famiglie e poi con
una sorta di graduatoria che il comune ci indica, assegniamo e informiamo la famiglia. Quindi in realtà è il comune in questo caso che applica dei meccanismi che io non conosco e in base a questi meccanismi ci segnala le famiglie. E quindi la prima cosa che mi viene da dire è di rivolgersi ai servizi sociali del comune, all'assessorato delle politiche sociali e segnalare queste difficoltà e richiedere tutte le modalità e le procedure per poter essere inseriti in questi elenchi. D'altronde non era compito del centro servizi, men che meno di Pierpaolo Gregori, immaginare, selezionare sì, chiaro. Non ne ho le capacità, né le competenze, né i numeri e quant'altro. La seconda questione della tessera del bus, anch'io concordo, sempre facendo un po' riferimento a quello che si diceva prima, che le istituzioni dovrebbero comunque avere sempre un'attenzione prioritaria verso le difficoltà dei nostri concittadini. La tessera bus rientra un po' anche nel discorso del gas piuttosto che della bolletta. Potrebbe essere che in futuro questo nostro progetto si allarghi a dare sostegno anche ad altre situazioni di difficoltà. Al momento no, però molto dipenderà da come si svilupperà anche questo, il fondo, e più che altro come le donazioni cresceranno nel tempo da parte dei cittadini. Questa idea quindi può essere uno stimolo. Assolutamente, uno stimolo, ma anche io ringrazio perché raccogliendo tutte le informazioni della gente nei supermercati, fuori dai supermercati, perché secondo me questo è il buon lavoro che un amministratore dovrebbe fare, amministratore intendo in senso generale, certo. Non amministratore pubblico, ma uno che amministra o che ha un progetto che deve gestire, di sentire effettivamente sul territorio che quali sono le necessità. Certo. Ecco, questo progetto infatti è nato ed è stato costruito raccogliendo le istanze, sentendo un po' le persone, le difficoltà che avevano, eccetera. Sappiamo che c'è la possibilità di allargare, vedremo come, in che misura e quando. Certo. Ecco, noi per esigenze di palinsesto dovremmo chiudere la trasmissione alle 9:27. Abbiamo un telespettatore che prego di essere sintetico, quindi. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, pronto. Prego, signora. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo un'informazione. Mia nipote ha 17 anni e vorrebbe fare del volontariato, cioè farà 17 anni in febbraio. È andata a informarsi in varie parti e devono avere 18 anni. Lei sa dirmi qualche associazione di volontariato che è possibile fare da minorenni? Guardi, io le posso rispondere, signora, in questo modo. Innanzitutto, credo che la possibilità di fare volontariato c'è sempre. Evidentemente esiste il limite della maggiore età per tutta una serie di situazioni, vuoi dalle coperture assicurative per le attività che si svolgono, vuoi anche per le responsabilità. Quello che posso dirle è di prendere nota di questo numero che le sto per dare, che è 040 63 50 61, 040 63 50 61. Questo è il numero di telefono del Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia, l'organizzazione di cui io sono consigliere, ed è un'organizzazione che rispetto a tutti questi temi le può dare tutte le informazioni e orientarla nel modo giusto. Io credo che quando ci sono persone che vogliono fare volontariato è nostro dovere in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera, trovare le formule per poter venire incontro a queste esigenze. Va bene, la ringrazio. Grazie. Sì, grazie, buongiorno. Ecco, colgo l'occasione da questa telefonata, abbiamo parlato di Trieste che è solidale, ma c'è anche Trieste che si impegna appunto attraverso il volontariato. È un po' il posto della situazione, come questa signora che dice mio nipote vorrebbe darsi da fare. Si diceva prima, sono tantissime associazioni, quindi c'è tanta gente che ha voglia di fare gratis per gli altri, spendendo il tempo che ha a disposizione veramente nell'ambito degli impegni quotidiani, per così dare una mano. Ma ci sono ogni giorno in media 18.000 persone che si svegliano e fanno volontariato. Sono 600 associazioni, una media di 30 volontari per associazione, queste sono le dimensioni. Il volontariato, da un punto di vista valoriale, non è in crisi, perché c'è, come testimoniava e testimonia la signora, il desiderio comunque di mettersi a disposizione, e io dico con grande fermezza e credendo in maniera forte al fatto che avvicinarsi al volontariato non è una perdita di tempo, è una crescita
di un ragazzo, perché io vorrei introdurre il volontariato nelle scuole come passaggio e percorso, non dico obbligatorio, ma di fatto in qualche modo inserito in una didattica. Come educazione perché, civica. Assolutamente, quello che oggi manca. Cioè manca di fatto fondamentalmente una educazione civica nelle generazioni più giovani, nelle generazioni mie, io ho 45 anni, la generazione mia non ha lo stesso approccio di chi ci ha preceduto, dei nostri padri, dei nostri nonni, quindi ritornare a creare le condizioni affinché il volontariato addirittura possa entrare nelle scuole, qui potremmo aprire dei discorsi lunghissimi, perché quando si fa volontariato entra in contatto con delle realtà che non sempre sono di sofferenza. C'è anche il volontariato culturale, il volontariato ambientalista, ma si entra in contatto con un valore, cioè il fare qualcosa senza necessariamente avere un tornaconto personale e fare qualcosa per aiutare qualcuno. La gratificazione, so che ho ancora un minuto e mezzo, no Enrico, giusto? Io vedo, ecco, la gratificazione che si ottiene vedendo nello sguardo di chi ha ricevuto questo aiuto è enorme, non ha eguali e ti aiuta a vivere anche come dire, le difficoltà con uno slancio ottimistico maggiore di chi magari non ha mai avuto la fortuna di provare a fare volontariato. Diciamo che spesso no? Ti riporta con i piedi per terra, no? Ma sei atteggiamenti nei confronti della vita un po' così. Non solo, ma dai anche una, come dire, priorità alle cose diversa, no? Ecco che non esiste più il giochino, il giocattolino, come dire, il capriccio, l'indifferenza, no? Vivi delle realtà. Per questo con i minorenni è un po' difficile, perché poi ci sono anche situazioni che ti possono colpire in maniera profonda, quando ad esempio devi assistere dei disabili, no? Voglio dire, cioè dei coetanei tuoi che magari vedi hanno delle difficoltà e per te invece il mondo è tutto fatto di rose e fiori. Certo. Ecco, non è così. Quindi il volontariato dovrebbe essere riconosciuto tra i crediti formativi di un percorso scolastico. Io questa idea la sto portando avanti da 3 anni, faccio una difficoltà enorme, gli uffici regionali scolastici non riescono a capire questa situazione e anche le scuole fanno difficoltà a capire qual è l'importanza di inserire in questo percorso, però io non mollo, quindi certo, vado avanti. Certo. Bene, niente, devo chiudere, sono le 9:27, grazie per averci seguito, grazie per Paolo Gregori, complimenti grazie a tutta la categoria. Diciamo, a tutta, Carina, io presenta, sono portavoce di una categoria che si sta muovendo, il volontariato. Bene, grazie a tutti per averci seguito, buona giornata con i programmi di Tele4. Buongiorno, anche questa mattina scopriremo alcuni dei film che usciranno al cinema. Oggi approda nelle sale Il sapore del successo, un film di John Wells con protagonista Bradley Cooper. Adam Jones è uno chef stellato che ha distrutto la sua carriera indulgendo nelle droghe, nel sesso e nel caratteraccio. Rockstar dei fornelli parigini da 2 stelle Michelin, Jones era famoso per l'improvvisazione estrema e la continua ricerca del brivido nella creazione di esplosioni di gusto. Dopo aver espiato le sue colpe, torna a Londra, determinato a rimettersi al timone di una cucina d'eccellenza. Per aprire un suo ristorante e guadagnare la tanto ambita 3ª stella Michelin, avrà però bisogno del meglio dalla sua parte, compresa la bella Ellen, interpretata da Sienna Miller. Il sapore del successo è una storia incredibilmente divertente ed emozionante sull'amore per il cibo, l'amore tra 2 persone e il potere di una seconda possibilità. Un mix di sentimento, drammaticità e divertimento. Tra gli attori, accanto a Cooper, anche Riccardo Scamarcio, Uma Thurman e Emma Thompson. Noi abbiamo bisogno che tu ci guidi in posti dove non arriveremmo mai. Un altro film che esce oggi è la pellicola italiana diretta da Mimmo Calopresti, dal titolo Uno per tutti, ambientato proprio nella nostra Trieste. Jill, Vince e Saro sono amici fin dall'infanzia, ma la vita li ha portati su strade diverse. Uno fa il costruttore, si è arricchito tenendo appalti in modo poco pulito. L'altro è un poliziotto divorziato, il terzo invece un medico in Calabria. La trama, basata sul romanzo omonimo di Gaetano Svatteri, racconta la storia di un ragazzo di buona famiglia che riduce in fin di vita un altro adolescente che si ritrova a lottare tra la vita e la morte. Il cerchio che si era
1968, sì, molti anni prima, si riapre drammaticamente. Un crimine che riunisce, dopo 30 anni di lontananza, i tre amici chiamati a saldare i conti con il proprio passato, inchiodati alle proprie colpe dal padre del giovane indagato che presenta loro il conto. Il film dà vita ad una storia che descrive i lati più oscuri della vita umana e li illumina di speranza e di perdono. Nel cast vediamo Giorgio Panariello insieme a Fabrizio Ferracane, Thomas Trabacchi, Irene Casagrande, Lorenzo Barone e Isabella Ferrari. Anche per questa settimana è tutto, vi auguro una buona giornata.